Amici video spettatori, buonasera. Chi era presente oggi pomeriggio saprà che abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo fatto tutta la via Vittoria e io, mentre mangiavo, ho anche livellato con il velocizzino tutti quasi al 69, droppino al 68. Ora andiamo a livellare magari anche droppino al 69 prima di cominciare. Ma prima di cominciare io devo chiamare un ospite qui, perché c'è una lega da sconfiggere. E ho pensato, perché non la facciamo sconfiggere? Cioè, perché non la sconfiggiamo insieme a qualcuno che il campione nella sala d'onore ci è diventato una volta? Quindi prego, prego, ospite, venga, venga, signor ospite, si segga. si segga, signor ospite. Metto, guardi, anche la chat qui. Signore Arash Ommati è qui con noi, è qui con noi perché commenteremo insieme anche al Gale Alpardini gli internazionali di San Paolo, quindi siamo già tutti quanti in famiglia. Però Arash stasera ci deve dare prova del fatto, ecco, ti salutano tutti là. Dicevo, bisogna anche dare prova del fatto che sei un campione vero, e finché non hai battuto la Lega, cioè finché hai battuto, ok, 2013 sei diventato campione del mondo, vabbè, sti cazzi, però la Lega di Clover invece capirai che è una cosa seria. Quindi intanto mi leggo la donazione di Bisco94, dimmi. Figata sti Pokémon. Figata, sti Pokémon. Allora, sono Bisco94, ci dice: buonasera Saido, dopo 25 episodi siamo arrivati alla fine della parte principale di Clover. Purtroppo l'altro giorno, risentendo la host del Team Karma, mi sono spoilerato il campo, come hai fatto? Vabbè. Il link per diventare sponsor mi dà errore. Non lo so, ragazzi, perché da sponsor, ma da errore questa cosa, da un po' di giorni. Vabbè, YouTube, Bing, YouTube. Buona fortuna Saido, è tempo di chiudere il cerchio. È tempo che la nostra squadra, ci dice qui la Valion, di improbabili eroi, metta a ferro e fuoco la Lega di Fochan. Siamo con tutti voi e con la presenza del buon Arash non possiamo di certo fallire. Io credo che potremmo comunque fallire perché siamo underleveled come la merda. No, non falliamo? Non falliamo. Io ora ti spiego anche come funziona tutta la perché squadra. Perché sono tutti a 69. Gigante ci dice: con i titani ormai alle spalle sviluppiamo di nuovo in tranquillità la nostra tecnologia con lo scopo di prevenire un'altra invasione di quelle mostruosità. Fu allora che sviluppammo una creatura capace di difenderci dai titani. La chiamammo Meltan. Oh, ma stai aggiungendo del tuo in questa roba. Mi piace molto, continua così. Magnamon88 ci dice: ciao Saido, approfitto del fatto che i primi 10-20 minuti sono sempre di attesa perché mi devo ancora recuperare la live di oggi pomeriggio, che ho saputo solo stasera vedendo la differita della live di lunedì. Aspettati altri 3 messaggi. Ok, quindi questo è il primo di 4. E The Blancer ci dice: non posso spoilerare la Lega, ma giuro, l'intera Lega di Clover, non un pezzo solo, mi sembra sbagliata, molto sbagliata. Però se quando vinci te esci i capelli, il campione Arash qui cosa ci esce? La minchia, credo, no, non si può dire, 21.05, non lo so, qualcosa usciamo. Non lo so. Non sei preparato a questo. Non era nel piano. Esatto. Non lo so, qualcosa succede, ma non sappiamo ancora. Prima dobbiamo capire se la riusciamo a battere questa Lega. Io intanto guardo quanti siete già, 1260, ci siamo collegati da 3 minuti, quindi direi che siamo tanti. Però questi numeri noi li vogliamo ancora più alti, non solo questa sera, ma anche per l'internazionale di San Paolo. Intanto, mentre parlavo, da 1260 ne vedo 1352, quindi in mezzo a una frase 100 persone si sono aggiunte. Signori, io allora parto dando gli strumenti, aspetto ancora che qualcuno di voi si colleghi, poi vado con gli sponsor e poi cominciamo. Io ti spiego il senso di questa squadra, va bene? Sì, sì. Allora, intanto precisamente, aspetta che guardo quali i item hanno. Troppino e... Aspetta, no, ti spiego cosa vogliono dire e qual è il loro ruolo in squadra, però prima gli devo dare gli strumenti giusti. Allora, per lui ci vuole le violite, perché abbiamo anche un Pokémon not fully evolved. Intanto Rossi fa una bella donazioncione e ci dice: niente, non sono riuscito a recuperare tutte le live causa lavoro, pazienza, le recupererò quanto prima, però ci tenevo a ringraziarti con una donazioncina per tutte le ore di spensieratezza e risate che ci hai regalato. Vi si vuole un sacco bene, ti vogliamo bene anche noi Ross, grazie di essere qui con noi. A sto punto però la Lega guardatela, cioè non è che perché non hai recuperato le vecchie live ti salti la Lega in live, sei qui a sto punto, hai fatto 30, fai 31. Giusto? Sì. Io non so che cosa dover dare a quale, Windows. Ora ti faccio vedere che Pokémon è. Ci ragioniamo dopo insieme. Intanto a lei diamo i lefties. Che. Ok. Magnamon intanto dice: ciao Saido, ciao Arash, ti volevo informare che mi hai fatto venire voglia di seguire le tue live successive per i tuoi discorsi. Quello sul lavoro di due live è stato sul mio lavoro, immagino. Chissà come verranno con una Chrome seria, come quelli non seri in realtà, io sono così. E che cosa aveva lo Sharp Beak questa merda? O la Quick Claw? Gigante ti leggo subito, hanno la Poison Barb per fare gli Sludge Bomb quelli pesi. Allora, non abbiamo grandi strumenti, ma andiamo subito a vedere se... questo?
con i miei Pokémon ingettati illegalmente, catturati in una Master Ball, non posso perdere la Lega Pokémon. Beh, giusto. È quello che succede per davvero. Non è che qualcosa di sbagliato ti succederà. L'importante è la sincerità. Ci vediamo quando diventi campione. Aspetta che c'entro bene la cam, che altrimenti... Ovviamente sto sbagliando direzione. Dove la devo orientare secondo te per essere belli centrati? Così, no? Così è giusto. Così, vieni un po' più in qua, così. Ecco, siamo proprio top. Ci vediamo quando divento campione. Ma quindi lui è un... Ah no! Ti spiego perché. Praticamente, questa roba te la devo spiegare. Ho saputo che se citti in questo gioco puoi battere la Lega. Sì. Ma poi ti impiccano, tipo condannano a morte. Sì, il gioco capisce che hai cheatato. Se hai ingettato Pokémon, ti condannano a morte e ti puoi impiccare. Cioè, no, ti mettono tipo in prigione. E quindi credo che lui finisca in prigione per questa cosa. Sì, e adesso dove andare? Non lo so, penso a fare la Lega, però poi la finirà e andrà in prigione. Ah. E noi no. Dovevamo dirlo. No. Abbiamo fatto bene a dire. Volevo vedere, ma purtroppo questo Pokémon, se catturato, poteva avere la Scarf, ma non ce l'ha. Quindi dovremo fare senza Scarf. Abbiamo altri leftovers, abbiamo un marijuana con l'erba. È il nome marijuana. Certo, è il nome vero, marijuana, e erba è l'oggetto tenuto, perché tu trovi anche l'erba, però non serve a niente. Intanto Arash si sta preparando perché non conosce niente di questo gioco. Vabbè, c'è anche, guarda, vedi, Smogaroben, che abbiamo chiamato Arash, tra l'altro, ma tu non lo sai questa cosa, perché è il Pokémon competitivo di Smogon. Praticamente impara questo qui, è dedicato alla community di Smogon, e impara solo le hazards, ma non impara un cazzo di altro. Cioè, impara Stealth Rock, le punte, le fiele punte. Pokémon serio? È un Pokémon serio, cioè, guarda il set. No, perché certo. Io non gioco neanche singolo. Vabbè, non importa, ma è competitivo, quindi è per te. Ah, ok. Guarda, Toxic Spikes, Delta Rock e Toxic, lo impara di nuovo. Toxic è tanta roba. Con 90 di precisione, tra l'altro. Volante delle... Allora, aspetta, ora ti faccio vedere la nostra squadra. Mi sarei soffermato un attimo solo a guardare i Pokémon che facevano tutti ridere. Sì, ma fanno molto ridere, ma ti faccio vedere la nostra squadra, in realtà. Sì. Però prima devo vedere che cosa ho... da dare. Focus Band, direi. Cioè, oddio, potremmo mettere la Focus Band. Sì, avrò proprio i traumi stasera dopo quello che sto vedendo. Sì, mettiamo la Focus Band a Windows. Poi vediamo che succede. Magari rimane un PS, insomma, fragile Focus com'è. Focus Band? È fragile com'è, scusami. Ma l'ho presa la Focus Band? O l'ho lasciata nel box con un cretino? Eccola qua. Dagli tipo choice. E non ce l'ho le choice item, è quello il problema. Allora ti faccio vedere qual è la squadra, però prima faccio... le comunicazioni di rito, così poi possiamo cominciare. Anche perché dobbiamo fare un fix alla squadra con delle mosse. Dobbiamo capire un attimo. Sacred Dash prendi. Ah, giusto, la Sacred Dash, avete ragione. Così abbiamo la... è la cenere di Oh, quella che ti reviva tutto. Quello che ti reviva tutta la squadra praticamente insieme. Un revitalizzante di massa sostanzialmente. Esiste. È di Oh. Aspetta che facciamo anche compere a questo punto. Ci dobbiamo comprare un fottio di full restore, perché ne abbiamo 4. Io ne prenderei almeno... Madonna, finisco i soldi così. Porca miseria, costa tutto troppissimo. Ragazzi, vi leggo subito, tutte le donazioni le leggo subito. Quindi dobbiamo farcela con 10 revitalizzanti, direi. E... abbiamo le cure totali, prendo le max potion. Cioè ci... magari prendo 10 max potion... e quel che c'entrano qui di full restore. Però non ho gli etere, però le bacche. Max Elisir. No, Max Elisir mi serve costano qui. Costano veramente un sacco, però non posso andare senza full restore, capisci qual è il punto? Intanto vendiamo full restore, serve di più. Venderemo qualcosa, allora, venderemo qualcosa per forza. Sell come quello di Dragon Ball. Allora, Tiny Mushroom. Come quello di Mushroom, sicuramente. Ragazzi, vi leggo subito, devo solo stare concentrato. Ma i taco, se li vendo, quanto ci faccio? Niente. Sono taco dei messicani che sono emigrati da un'altra regione. Allora non varranno. Infatti non valgono niente. No, poveri messicani. Allora, Carbos. No, il Carbos lo potrei vendere, ma lo vorrei usare. La Sunstone invece la posso vendere e la vendo, non mi faccio di niente. Cos'era quella... La Quick Claw ci serve, anche perché poi costa 50. E gli Elisir ne ho uno, madonna. Max Elisir ne ho un altro. Max Etere e due Eteri. In realtà non sono messo malissimo. Però porca miseria. Forse ci conviene proprio venderlo il Carbos. Se no vediamo che c'ho da vendere di qua. Vendi tutto. Vendi tutto, anche me vendo. Tutto. Tutto. Allora, vendiamo ancora. Item storage, withdraw item.
I pippi su potremmo anche usarli invece di venderli, se ci pensi. Visto che il problema è proprio di pippi. Poi, tutte queste pietre evolutive si vendono sicuro. Poi vendiamo anche la Smoke Ball. La Sunstone ne vendiamo altre due, sì, assolutamente. Anche l'incenso del mare lo vendiamo perché non ce ne facciamo un cazzo. La katana. Sì, c'è anche la katana che busta le mosse tipo acciaio, la katana. Poi si vende. Sì, si vende. No, no, la katana la voglio tenere, eh. Ci sono... Non credo sia possibile farcela con 10 revive, scrive BB1. Ok, ne compriamo altri allora, ragazzi, non vi preoccupate. Effettivamente. Allora, massimizziamo i revive. Sello, hai EV full, vendi il carbo. Hai ragione, Ferdi, non sono stato abbastanza intelligente, ma hai ragione tu. Poi, i PP up li usiamo, la Firestone la vendiamo, le Leaf Stone ne vendiamo due e andiamo. La Smoke Ball la vendiamo, vai, vai, vai. Le Sunstone ne vendiamo tutte e due. L'incenso del male lo vendiamo, madonna, 4.800, che figo. Allora, i PP su intanto li usiamo sulle mosse meno pippiate, ma dopo ci ragioniamo, ok? Intanto facciamo i set dopo. E intanto io prendo qua, ritiro gli items. Che cosa possiamo ritirare ancora da vendere? Un cazzo in realtà, perché ste robe le vorrei tenere. Bright Powder da tenere, non si sa. La White Herb neanche. La Light Ball potremmo prenderla, sì, e venderla. Anche Bacon Strip potremmo venderla tranquillamente. Dai, vendiamo. Non ti chiedo neanche cosa fa. Il Bacon è praticamente aumenta le difese, è tipo un Assault Vest, ma solo su un Pokémon che è fatto di Bacon. È un orso col è tipo Ursaring, però fatto col Bacon. E per quello non te lo volevo chiedere. Vedi, invece me l'hai chiesto lo stesso. Allora, qui abbiamo da vendere. Dove sono? Dove siete? Bacon Strip. Beh, 100, madonna. 50, no, allora non la braccini vendo. Braccini corti. Vabbè, non la vendo, cioè. E noi il bacon non ce l'abbiamo? No, purtroppo no. Allora, intanto compriamo altri revive. Ne possiamo prendere altri 10? Sì. E direi che ne prendiamo 8. Ok, 18 revive. E poi ci prendiamo un Max Ether, c'è? Max Elisir? No, c'è solo Max Elisir? E non ci sono gli Elisir? Solo Max Elisir. Boh. Mamma mia. Allora, e prendiamo un altro full restore di sicuro. E poi... Cazzo, ci manca pochissimo per prendere... Dai, cioè, cerchiamo di vendere qualcos'altro. Si vende tutto ciò che non serve. E vendiamo... Il Rapid Artigli... No, 50. Dragon Fang, 50. Madonna mia. Si vendono. Non serve a niente. Aspetta, vendiamo i taco. Vendiamo i fottuti taco. Sì, sì, vendiamo i taco. Basta. Sell. No, bye. Quello adesso, di Dragon. Quello di Dragon Ball, certo. Di nuovo. Stessa battuta, ma fa sempre ridere, non si sa perché. Max Elisir, dai. Fa sempre non ridere. Fa sempre non ridere. Bene, allora. Intanto mi faccio una volata in un punto e poi devo effettivamente partire con gli sponsorizzini. Vendiamo anche le mutande, ci scrivono in chat. No, quelle dai, no. Anche le mutande ci sono come oggetto? No. Poteva, dici tu, non mi avrebbe sorpreso. Assolutamente. Giustamente. Dobbiamo andare a Animango, che è la città degli anime e dei manga. Guarda. E c'è... è l'Animango. E c'è anche Holy Duty, vedi, che è il posto delle persone che si fanno saltare in aria. Non troppo a interrogare. No, ma non devi interrogarti. Vediamo se il market è questo. No, questa è la casa di un ladro. O meglio, con una... un bel tizio e i pantaloncini sopra. Sulla casa. Non è questa, questa è una casa di un tizio. Tanto per i pipì abbiamo anche le bacche, ragazzi. Ma dov'è il market? Mannaggia la miseria. Non è neanche questo. Questa è la Sylph. Guarda come skinna il personaggio. Ce l'ha skinnato Andy, disegnatore, con l'aiuto di un altro ragazzo della community di Pokémon Hacking. È stato molto figo, ma sto entrando sempre nei soliti posti. Caps Lock Prime? No, non è qui. Ah, è questo allora, dai. Questo è questo. Questo è il marchettone. No, questa è la Sylph. Ma dov'è? Dov'è il market? Oh, eccolo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Qui dovrebbero insegnare soft boiled. C'è un move tutor che dà soft boiled. Ah, come in Smeraldo. C'era un move tutor di soft boiled? C'era con i punti rock. Ah, beh, no, qui proprio da gratis. Gratis? Sì, sì. Ah. A chi vuoi, però non mi ricordo chi è che la. Gentile la parte sua. Eccola qua. Ah, ma costa! Se costa. Merda, no!
No! Allora, intanto ti faccio vedere i set dei Pokémon, ma come dicevo prima, faccio prima gli sponsorizzini, così siamo tutti a posto e poi vado. Allora, signori, vi ricordo, per questa serata di Lega, che ci porterà via finché non avremo finito la Lega, quindi dovremo stare qua finché non è finita, lasciate qua sotto un bel like, ok? Mi raccomando, perché spamma il video nella home, nelle tendenze e nei feed di YouTube. E se non arriviamo in tendenze con la live di 4chan, con l'episodio finale, con la Lega, con Arashommati, cioè se non arriviamo in tendenze su YouTube oggi non ci arriviamo più. Quindi ragazzi, like, giusto? Sì. Sì. Se ve lo sta dicendo Arash, like, per favore. Boilare costa. Mettete like, io metterei like. Io, Arash metterebbe like, e quindi se lo fa un campione potete farlo anche voi. Anche perché abbiamo i fazzoletti pura, sono molto puri. Allora, abbiamo poi in descrizione il nostro sponsor di fiducia TT, che oggi vende a 12 euro, hanno ripristinato il codice sconto Giovannone, quindi la trovate a 10. Vende una maglietta fichissima a tema Kimi no Nawa o Your Name, che dir si voglia. Molto bello, se non l'avete visto guardatelo, Your Name. E c'è una maglietta molto dolce, molto tenerella con il filo rosso, quindi se siete fidanzati con ragazze, ragazzi, quello che vi pare, volete fare un bel regalino, oppure volete fare un regalino magari a qualcuno che vi piace ma che ancora non siete riusciti a, con la maglietta di Your Name, può succedere, giusto? Secondo me sì. Secondo Arash sì. Arash lo farebbe, giusto? Forse non lo sappiamo. Scherzi a parte, trovate qui sotto la maglietta nel link in descrizione con il codice sconto Giovannone, per le prossime 2 ore 40 la trovate a 10 euro. Questo è quanto per gli sponsorizzini, avete qua sotto il link per donare. E a tal proposito mi leggo tutte le donazioni che sono arrivate finora e che mi sono perso, mannaggia la miseria, sono diverse. Allora, gigante, data la solennità della live di stasera mi fermerò qui adesso. Dopo tutto troppa lore non va bene, soprattutto adesso che c'è il mitico Arash. La settimana prossima è fracasso culo di questi strunz. Ma eri così bello con la lore, poi fracasso culo di questi strunz. Grazie gigante. Grazie gigante. Lillo Quarti ci dice: ciao Saidonia, sono il ragazzo che è passato a trovarti sabato, grandissimo. Volevo augurarti buona fortuna per la Lega 4chan. E allora ti mando un bacione e ti aspetto ancora una volta, magari con più calma. Tip Sama ci dice: ciao ragazzi, la mia precedente donazione si è persa per strada ma fa lo stesso. Oh cazzo. Vi auguro una buona live, che se ti va bene come in argento stai a cavallo. Baciotto a Chiara Sigma. Era buona la sbrisolona mantovana? Assolutamente sì, era buonissima. L'hanno regalata a Luca. Kaonox ci dice, anzi no, prima Magnamon, visto che tu hai giocato a Zero Escape, hai giocato a tutti e tre della serie? Sì. Se sì, secondo te, considerando il true final del terzo, faranno il quarto capitolo? Perché considerando il terzo capitolo è stato tirato su col crowdfunding dei fan. Infatti ti stavo per dire, al di là del finale penso di no, perché è un progetto che ha sempre fatto poco a livello economico. Purtroppo Spike Chunsoft ha fatto fatichissima a promuovere questo progetto in occidente, perché non è occidentale il prodotto di Zero Escape, quindi non credo che ne avremo altri, purtroppo, perché non mi ha entusiasmato Zero Time Dilemma. Kaonox ci dice: buonasera, siamo arrivati alla fine di questa bellissima e ignorantissima avventura. Oh mio Dio, c'è Arash, te se ama. Comunque non è ironico che sia proprio droppino non essere a livello 69? È vero, anche qui c'è della lore. PS Arash, preparati al delirio. E qui Kaonox ha ragione. È già iniziato. Cioè, voglio sperare. No. Davide Di Fabio ci dice: l'hype sale, ovviamente non per l'LGPE ma per la Lega di Clover. Gran bella guest star, avrei scommesso sul pardo, ma invito il buon Arash al ristorante indiano che ben sai di Londra per nuove avventure. Le nuove avventure, praticamente Davide l'abbiamo conosciuto durante l'internazzo di Londra di Salimun. Sì. Ci ha portato in un ristorante indiano. No. Molto bello. Ah, grazie dell'invito. Ci andiamo. Mi raccomando, predictate Sludge Bomb su All Might, sempre. Dark Vendron ci dice: sera Saidonia, ma quando arriverà il campione della Lega Pokémon chiamerà il Pardo? Va bene, chiamiamo il Pardo. In modo da non missare nessuna scelta giusta, ovviamente. Te se vuole bene, ricorda, submit all'oscurità. Gli altri devono submittare. Snake 100290 ci dice: malincuore, mi perderò il finalone di Clover. No, e potrò vederlo solamente domattina. Ho provato anch'io a scaricarlo, ma purtroppo il gioco non mi fa salvare. What the fuck? Prova a cambiare emulatore. Tieni questo euro e lancialo in faccia al campione. Ma a quale? A lui o al campione di Clover? In bocca al lupo, grazie. Per favore, no. No, non tiriamo euro in faccia a Arash. Dicevo, se volete donare e contribuire economicamente al canale per supportare appunto i nostri progetti in toto, potete farlo qui sotto. Noi intanto, come vi dicevo, vi ricordo che saremo in live praticamente tutta la settimana, perché da venerdì a domenica siamo insieme anche al Pardo e al Gal e a tutto il team dell'internazionale, quindi Paolo, Andrea, tutti quelli che avete conosciuto, e Chiara che farà la regia, per streamarvi l'internazionale di San Paolo. Ma andiamo al dunque. Quindi, allora, lui è Desvasito, che in realtà si chiamava Desvades, ma me l'hanno chiamato Desvasito. È un Glass Cannon, ok? Non ancora evoluto, perché gli hanno aggiunto un'evoluzione tipo in una patch di questo gioco. Bug Electric. Compound Ice. Con tanto Special Attack e tantissima Speed.
E c'ha Thunder, che itta sempre. C'ha sì, Tail Glow, certo. Thunder. È praticamente Galvantula. È praticamente Galvantula, esatto. C'ha Thunder, Tail Glow, Seed, che non so la Lega quanto riusciremo a usarli, però comunque magari prima di morire è veloce, li lancia. E poi Bug Buzz per passare dietro i sostituti. E questo non gli farei grosse modifiche. Abilità Compound Eyes, ah, quindi itta sempre Thunder. Poi c'è lui che è il demone dello sperma, letteralmente. Cioè, è tutto sperma quello. È quello sotto è incrostato. E parte da una chiazzetta così, poi si evolve fino a diventare così grande. Serap30 ci dice: io pensavo di non avere compagnia al lavoro questa notte. Uno spritz a voi e Team Sidonia for the win. Mua. Un bacione, il lavoro notturno non è mai semplice, quindi un abbraccione forte forte e divertiti con noi. Allora, qui io gli devo ridare, me lo sono ricordato, ti faccio vedere. Magnamon ci dice: ora vi saluto, mi godrò la Lega indifferita. Buon allora quel che devi fare e ci vediamo poi. Grazie delle donazioni che ci hai fatto. Gli devo dare la speed control a Droppino, che è un bulcone, attenzione. Però adesso ti faccio vedere. Intanto non credo che Droppino impari bulk up, vero? Ecco, no? Ballet Seed, Sunny Day, Protect, Giga Drain, EQ, Ritorno Psichico, Skill... Che cazzo sta? Rock Tomb. Rock Tomb è molto buona su di lui, perché ci facciamo speed control su di loro e sugli avversari, e secondo me può sempre essere utile, soprattutto perché andiamo in una lega dove non siamo magari livellati come loro, e quindi tirare giù la velocità ad uno con un bulky così che regge una hit. Fanno gli switch in sto gioco? Non credo, ma non ne ho idea, perché la lega non allora, so. Non è male, non ho idea se facciano gli switch o meno. Sinceramente. Poi abbiamo All Might, che come vedi è il mio starter erba e ha un albero nel culo. Comincia con una fogliolina nel culo, poi a un certo punto si sviluppa questo arbusto tutto quanto dentro l'ano. E si chiama All Might. Ma che faccia goduta. Tu segui, gli piace da morire quell'albero. Tu segui My Hero Academia? Sì. Hai presente All Might? Sì. E me l'hanno chiamato All Might, cioè buco coraggioso, perché cioè, ci vuole del coraggio. Ah, cioè più che coraggioso, Might potremmo anche lui sorride come All Might. È vero, infatti, no, ma guarda, ti faccio vedere anche una cosa sul desktop che non vedranno loro, ma Serena, una ragazza che segue le live, ha fatto i disegni delle carte Pokémon di tutta la mia squadra, guarda come l'ha disegnato All Might. Con l'albero da dietro, è bellissimo. Davide Ceretta ci dice: ciao Franci, mentre tu affronti la Lega di Focian, io affronto quella di Owen con Pokémon Smeraldo, che un mio compagno dai tempi delle elementari mi ha prestato, ma che non ho mai restituito. Bravo, complimenti, caro. Ormai ce l'ho da 14 anni, lo vai anche a dire in giro, non va mica bene. Comunque, lui ha Bulk Up, perché il setup è sempre importante. Drain Punch di Coverage, però chiaramente sui ghiaccio succhiamo, perché prendiamo per 4, siamo Grass Ground. È un Horn Leech che non esiste, da 90 base power. Sì. È molto figo. E poi Terremoto da 100, vabbè, Terremoto. Okay. E anche questo set mi piace così. Might potente, ok. Che poi, statistiche ha lui? Che abilità? All Might ha overgrow come tutti. Che... È molto attacker fisico e defensor, cioè diciamo difensivo fisico. Okay. Poi abbiamo Windows, che è il mio sistema operativo. Ed è Spettro Psico. Non ci credo, ha tagliato la mia ultima donazione. Dicevo, abbiamo la vittoria morale noi del Team Sidonia, perché con doppio freeze sleep vince anche mio nonno. Verissimo. Ciao per davvero. E se non faranno quel quarto capitolo, beh, life is just unfair. Sono d'accordo. Bacione. E lui è veloce, meno di Desvasito, però c'ha molto più attacco speciale, c'ha 209. Sera Saido, finalmente questo finale tanto atteso di Clover. Prima o poi riuscirò a passare da Siena. Nel frattempo però vi trovate a passare da Pisa, vi offro volentieri da bere. Dove? Cosa ci vuoi offrire da bere? A noi va sempre bene quando ci offrono da bere. Però da Pisa non ci passo da tanto. Però se passo, come ti trovo? Chi sei? Come ti chiami? Come faccio a saperlo io? Grazie alla donazione. Allora, lui c'ha Cursed Body. Lui che è, però lui non è Hunter. Sì. Col tipo diverso. Col tipo diverso, più fico. E c'ha Calm Mind. Ok. Spook Out, che è bruciapelo Ghost. E toglie 60. E non è male. Poi Calm Mind, Shadow Ball e Psichico. Ok, e anche questo direi che c'è. Lei è fortissima, è Zizza Pizza. Sono... Zizza Pizza. Sì, in realtà si chiama... È una pizza. È una pizza ed è anche le zizze, quindi Zizza Pizza. E ha praticamente Fuoco Folletto con Water Absorb, è fortissima. Sì. E ha Moonblast, Flamethrower, Soft Boiled e Stockpile, che non mi fa impazzire, però non... Stockpiled... Non ho le mosse per sfruttare la stockpile, però mi aumenta la def, capito? Sì, la difesa sì, speciale. Con Stockpiled sta bene. Esatto, è per quello che l'avevo pensato. Ha delle pensato. Buone difese. Sì, è bulkissima. Allora ci sta. Ti piace? Allora la confermiamo. E poi c'è lui che dovevo cambiare, invece,
Perché è un altro bel bulchetto, guarda, 248. L'evoluzione di quello delle Hazard. No, 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 non c'entra niente, è un altro ancora. E ha 248 PS, vedi, ha un attacco speciale abbastanza tutto bilanciato, come vedi, e poi ha def e special def. Ora questo qui, tipo cos'era? Tipo veleno volante. C'ha Sludge Bomb e Brave Bird che gli lascerei, sì, sinceramente. Però Fly gliela toglierei sicuramente, perché non ci serve a niente. E gli avrei messo Softboiled, a dirti la verità, ma non la possiamo comprare, quindi magari vediamo se riusciamo a vendere qualcos'altro. Perché io ci avrei messo Softboiled e sarei andato dritto alla Lega, sinceramente. Ok. Anche Calmind, Manuel Pavanello dice che anche Calmind potrebbe imparare Zizza Pizza. Ti piace più Calmind se la impara o Softboiled? Perché Calmind non ci tira sulla difesa, però è anche vero che ci tira sulla defense. Qual era l'ultima mossa che avevo? È la Stockpile, dicevamo. Sia Stockpile che Calmind? No, 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 una delle due. La impara, effettivamente la impara. Forse è meglio. Forse è meglio, dai. Menare. Facciamo anche più male. Cioè, non possiamo stare davanti ai defensive, però sti cazzi. Sì. Di defensive alla fine c'è... c'è All Might. E se c'è il ghiaccio mettiamo lei, che è fuoco. Ok. Dai, ci può stare. Va bene, mettiamo Calmind. Ci sto. E se no mettiamo Calmind anche all'altro. Però non so, non mi fa impazzire. Vediamo che cosa abbiamo. Team RR ci dice: buonasera a voi, siete Neara, Shara, c'è il mio idolo nel competitivo. Spero un giorno di poter vincere un mondiale come te. Sei la mia fonte di ispirazione nel VGC. Vi si ama. Grazie. Via alle danze e all'ignoranza. Hai visto? Anche nell'ignoranza. Stasera vinceremo anche per te. Sicuramente. Se no gli mettiamo uno screen tattico, un reflect se ce l'abbiamo. Potremmo mettergli. Però non siamo veloci abbastanza da metterlo, forse. A parte una lampara. Ah, no, no, vabbè, Calmind non è male, secondo me. Poi fai gli uomini che io. No, pensavo che... Puoi wallare delle cose se fai Calmind? Ma sì, il punto è sì. E il problema è che, ti ripeto, io volevo dare Softboiled. Devo vendere robe. Devo assolutamente vendere robe. Vendi tutto. Allora, aspetta. Vendi casa. No, non posso. Vendi la macchina. Vediamo se le bacche le possiamo vendere. Sì. Sì, però tutte. Le citrus no, dai. Tutte. Non ci facciamo niente, sono 10. Softboiled ci serve. Possiamo vendere le, la macchina. Questa gente, questi ragazzi stanno aspettando. E tu non vendi le citrus. Allora, intanto vendo le ball, va bene. Rastaball, B-ball. Sì, c'è la repeat ball. C'è la Root Ball poi, che funziona solamente sui Pokémon dai design offensivi, la Root Ball. E in base a che cosa è valutata? Non lo so, non lo so. Intanto abbiamo venduto le ball che non ci servono a un cazzo. E poi, che cosa vendiamo più? Blue Shard? Vendi, no, le palle. Vendo le palle, sì, le palle. Vendiamo i coglioni! Vendo Pepe solo, sacrifico a Satana. Sì, costa tantissimo. Ne, ma non, appunto, cioè, è prezioso, cazzo, vabbè. No, no, aspetta, Pepe su serve. Capito, è preziosissimo. Ma non posso vendere più niente, le MT. Beh, quanto manca? Posso vendere le MT, ragazzi? Vendi la bici. No, non posso vendere, vendo la bici come bambini. Non posso vendere più niente, ragazzi, posso vendere le Ultra Ball. Vendi la mano. Dai, vabbè, le Ultra Ball posso. Che serve. Vabbè, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ci siamo quasi, ci siamo. Se vendo tutto... fanculo, va. C'è solo la Master Ball. Vai, andiamo, Softboiled. È a posto. Ci siamo, siamo pronti alla Lega, caro. Io non so neanche i tipi, sai? Non ho idea tu. Di... Tu! Cioè, nel senso, non sai i tipi. Non so i tipi della Lega, dico. Intendi dei Pokémon. Del Super 4. Ok, no, io non so i tipi di nessun Pokémon. Vabbè, però questi io poi te li spiego. Sì. Oh, finalmente possiamo insegnare Softboiled anche a lui. Perché, capito, facciamo Toxic Softboiled e rompiamo il cazzo. Alla... No! Adesso devo andare. Gliel'ho insegnato ora. Non possiamo volare alla Lega. Dobbiamo andare fino al centro Pokémon. Andiamo a piotte. Andiamo a fette. Fino alla Lega. A piedi. Come degli scemi. La live finisce dopo domani. Ragazzi, ci siamo ancora un momento. E arriviamo. Dai, così almeno mi fa vedere la... Ragazzi, stiamo droppando. Lo vedo. Ragazzi, non ci posso fare niente. Non ci posso fare nulla. Mi dispiace. Stiamo droppando un attimino, ma poi smetterà di droppare. Allora, dov'è il centro Pokémon? Prendiamo un Pokémon con Ball. Sì, dai, prendiamo. Ora non ce l'abbiamo, ti immagini, siamo fottuti.
Io ho già pagato. Bisogna ricomprare. No. Altri... No. Finite. Ti prego, dimmi, c'è qualcuno che vuole. Io posso volare. Lui è Arash, ci porti tu alla Lega. È poetica questa cosa. Se Arash ci porta alla Lega, ragazzi. No, stiamo droppando, non va mica bene, però. Aspettate, intanto vediamo, se no riavviamo la connessione, ok? Io spero che tu ci possa portare fino alla Lega, Arash, perché se no sono cazzi amari. L'importante è crederci. Arash ci porta alla Lega. Arash ci porta alla Lega. Bravo, Arash. Di niente. Okay. Franata la tua giacca. Ok, ci siamo. Ci siamo, signori, ci siamo. Allora. Tocca volare. Andiamo alla Lega, signora Arash. Dove cazzo? Ecco. Eccoci. Allora, ti do anche una cuffia, così ti gasi anche tu. Dai, vuoi gasarti con me? Allora, tu la sinistra, giusto? Io la destra, vai, vai. A posto. Curiamo i Pokémon, più che altro prendiamoli, quelli giusti. Scusa, scusa il rape acustico, ma faccio al volo. Ok, signori. Finito il tempo dei velocizzini. Come fa quello a non essere l'evoluzione, che sono identici? Lo so, anche però. Lo stesso tipo. Allora, salviamo intanto. Signori, quanti siamo? Quanti siamo? Allora, un attimo solo che scrivo un messaggio importantissimo. Allora. Qui è tutto a posto. Siamo quasi 3000, Arash. Siamo quasi 3000 per vedere sta roba. Allora, io direi di cominciare, se sei d'accordo, al di là dei tipi che troveremo. Potremmo... Vediamo prima i tipi. Cominciamo con lo... ma non li vediamo. Noi, cioè, nel senso... Beh, però si intuiscono. Ah, beh, quello è vero. Senti che musica. Dicevo, cominciamo con quello che c'ha il blu capello spettro. Questo che sarà roccia, lotta? Non so, cos'è quel quadrifoglio in mezzo? È di 4chan, è il simbolo di 4chan. Ah, ok. Secondo me questo è o roccia o lotta. Quindi potremmo provare a mettere davanti All Might. Perché sì. Entrambe, diciamo, la lotta con Bulkup la reggiamo. Acciaio. Comunque All Might è terra, quindi va bene. Esatto. Salviamo di nuovo. I PP up, giusto. I PP up, non li abbiamo dati. Giusto. Ah, aspetta, Arash, aspetta, devo fare una cosa. Dalli tu i PP up. Senti, no, tieni pure le cuffie tu. Dai pure i PP up come andrebbero dati. Guarda un attimo le mosse che hanno. Attento a non darli a cazzo. Ne abbiamo due, ne abbiamo tre, basta. Io devo fare una roba. Devo fare una roba importante. Che roba? Aspetta, no. No. Qual è B? B è cerchio. Ok. Perché io prima di tutto vedrei quali sono le mosse, poi deciderei invece di fare così. Scusami, Start. Start è start. Ok. Abbiamo le luci. Vai, passami pure il joystick e guardiamo insieme. Sì. Allora, Bulk Up, Drain Punch, tutte da 10. Dobbiamo prendere quelle migliori. Terremoto volendo. Sto guardando se ce ne sono alcune. Però da 5. Secondo me quelle tipo soft boiled andrebbero. Sì, dici il soft boiled perché così. Sì. Allora potremmo darli a droppino e proprio a. All'uccello che facendo toxic, se ha più PP up, può stollare di più. Sì. Sì, esatto, lui sicuramente. Va bene. Allora uno e due. Dai. Dov'è? Facciamolo. Facciamolo, non diamolo agli attacchi, diamolo effettivamente a più senso. Tanto abbiamo un sacco di PP. Sicuro. Di PP. Su quelli difensivi stanno. Cioè abbiamo, mi pare, 6 bacche o 5 bacche. Vediamo. Leppa Berry 5 per 10 PP. Più Ietere, ce la facciamo con i PP. Stiamo droppando di nuovo? Oh porca miseria. Oh porca miseriaccia. Vi ricordo che l'internazionale non lo faremo qui, quindi non dropperemo, perché lo facciamo da un'altra parte sempre qua assieme, quindi questo problema non ci sarà. Controllo che non ci sia nulla in esecuzione, ma nulla c'è. Mettiamo le luci a tempo di musica. Ok. Sei? Tanta roba.
Bene. Dai, andiamo. Salve. Dopo okay. Che hai fatto i pippi. Signori, è stata una grande avventura. È il momento di cominciare la sua ultima battuta. È il momento di cominciare l'ultimo stage di questo grande teatro che è stato Clover. Benvenuto alla Lega Pokémon, giovane sfidante. Io sono Bendova. Si chiama Bendova. Bendova, dei Super 4. È un po' Nils Dunlop, lui. Guarda. Un po' cinese. No. Ah, è normale, cazzo. È normale, noi abbiamo cominciato con lo spettro, puttana la miseria. No, abbiamo iniziato con l'albero. Ah, no, è vero, con l'albero. Allora, perfetto, abbiamo la coverage, c'è la lotta. Beh, è un luogo comune che i tipi normali siano noiosi. Ecco, perché non capivamo che tipo. Esatto, ma il mio team ti mostrerà che ciò non è vero. Oh boy. Adesso. Cosa? Ci ha gentilmente chiesto di metterci a 90 e mettercelo in culo, ma noi non glielo permetteremo. Aras, non glielo. Cioè, il nostro culo. Senti qui. Bendova. Ah, Bendova, è Bendover. Oh mio Dio. Ora ho capito. Ok, che cos'è questo Pokémon? No, scusami. Cazzo, è partito col count. C'è siccità sto coso. Allora, è tipo con Farfetch. È volante bocca. Fuoco, credo. Quindi non va assolutamente bene All Might, purtroppo. È volante fuoco? Io direi di mettere lui. In teoria dovrebbe essere di tipo normale. Ah, giusto, hai ragione. E allora sarà normale volante? Ah. Sicuramente. Siccità, no. Yato ci dice: buonasera anche a te, ragazzi. Anche a te, sono Arash. Volevo farti complimenti per tutta la tua carriera. Sei la persona che più di tutti mi ha fatto appassionare al competitivo. E ammetto che al mondiale mi hai fatto fare diversi droppini. Grazie mille. Allora, secondo me è volante comunque. Sì, è probabile. Magari non è normale. Beh, normale dovrebbe esserlo, cazzo. Però con siccità? Il problema è che con siccità non ci possiamo tenere davanti un'erba. In ogni caso, proviamo a fare il check con Sizza Pizza che è fuoco. Sì. Vai a vedere se lui è fuoco, se spara un flamethrower. Vediamo, ma al massimo calmandiamo. E invece no, è physical, uccello coraggioso. Ovviamente baldeali. Madonna mia. Ma che era? Ma come sono evasati sti cosi? Ah, perché le Forb. Siamo veloci almeno. No, con questa no. Questo è il nostro tank. No, non va bene. Potente. Cosa entra su... Allora, il volante noi lo possiamo teoricamente stollare con lui, che di difesa dovrebbe essere messo molto bene. 180. Potremmo mettere lui, vedere quanto ci fa. Che tipo è droppino? È acqua terra. Ah, non dovrebbe essere male. Flare Blitz. Ci è arrivato un Flare Blitz. In realtà potevamo lasciare benissimo l'altro Pokémon. Però vabbè, questo proprio non ci dovrebbe fare niente. Però... E invece... Ah, è Crit. Crit no! Burn. Ma che è Crit e Burn? Va bene, ci rifare... Ci risu... Ciao, ciao. Ciao. Ha perso veramente di Flare Blitz, di Life Orb e il mio Rocky Helmet. Solo che, cioè, lo reggiamo? Io quasi darei subito una Max Potion. O forse un full restore che proprio... Sì. Almeno ci toglie anche il burn e via. Lui intanto si suicida. Penso di sì, capito? Cioè lui farà Brave Bird, fa quello che vuole e muore. Però che danni che fa, eh? Madonna. L'ha fatto anche lui. Giustamente. E tra l'altro qui il weather è infinito. Ah, ok. Quindi... Però non siamo messi male. Ni, nel senso, se non ci critta, porca miseria. No, perché gli facciamo tra l'altro rock tomb. Scopriamo intanto se... Vabbè... Però adesso scopriamo di che tipo è. Se esatto. È fuoco. E noi in realtà se fuoco volante le prende comunque. Dovrebbe. Vabbè, però gli facciamo male anche solo con Rock Tomb, cazzo. Ha fatto un po' poco. Beh, no, noi siamo essere... speciali, eh. Ah, ok, ok. Però comunque per essere per qua. Noi siamo speciali. Allora. Ok.
Ok. No, scusate per i droppini. Allora, o facciamo surf, però siamo sotto sole. Però è stab e Rock Tom non lo è. E noi siamo speciali e Rock Tom è fisica. Proviamo surf e vediamo. Facciamo un soft boiled aspettandoci un attacco dopo Sword Dance. Sì, che però dovrebbe fare quasi tutta la vita, quindi... Dopo Sword Dance? Potrebbe. Era super efficace? Ormai. No, non era super efficace. Mamma mia. Vabbè, adesso lo uccidiamo praticamente... Cazzo, vabbè, lo uccidiamo di Desvasito, secondo me. No, fake out no, perché se è normale, la nostra fake out è spettro. Però non so se è normale. Se dici tu, magari c'ha Flare Blitz, quindi è fuoco volante e basta? Sì, però non si può... Vabbè, con lui sicuramente siamo più veloci. Eh sì, bug buzz e via. Minchia, gliene abbiamo ucciso uno, ce ne ha uccisi praticamente uno e mezzo. Bene. Bene. Potete vincere, poi ci curiamo. Allora, lui è roccia, è un fossile. Roccia, terra, se no, no, roccia normale sarà. Visto che appunto è il super quarto normale. Tail glow. Tail glow, ma lui ci spacca roccia, noi siamo coleottero. Cioè, allora direi di switchare. Non so se Eviolite lo reggiamo. Se lo reggiamo effettivamente poi con Thunder gli apriamo la famiglia. Vogliamo provare? Dipende quanto attacco ha qualcosa. Secondo me tanto. Quanti danni fa? Se no non rischiamo e mettiamo All Might. Sì, terra. Se lo e bulkappiamo magari. Sì. E bulkappiamo, dai, bulkappiamo. Ha missato. Gianluca ci dice: buonasera, Arash e Saidonia. Buona fortuna in questa avanzata verso l'apice del dunk. E grazie per il sano, ma non troppo intrattenimento. Made spruzzi pazzi, beauty. Grazie. Io direi bulkappare. Ah, c'ha solo slash. Può solo colpirci di crit. E non l'ho fatto, ok. In realtà però okay, se quello non male. Però se quello è il danno senza crit, col crit che ci fa? Non crit. Intanto noi ci assicuriamo di rimanere a vita alta. Ah, che però non possiamo. Noi siamo più lenti, però abbiamo fatto un bulk up e lui è fisico. Potremmo fare un altro bulk up, sì. Poi però dobbiamo andare di cura. Cioè di di se di facciamo cura. Tutta la vita. Vedi, adesso sperando che non critti quello dopo. Se noi gli diamo una max potion, ci riprendiamo tutta la vita. Però dagli una max potion alla fine forse cambia poco. Dipende quante. No, perché se adesso se critta ci fa fuori. Dipende quanta vita. Quante max potion abbiamo. Ovviamente. Ah, ma che cazzo. Era da fare. Ma che cazzo. Ma che cazzo. Io direi quasi di revitalizzarlo e riprovarci. Sì. Perché qui è il momento in cui se setappiamo, gli tiriamo giù tutto. Sì. Intanto. Ah già, che stupido che sono, te l'ho anche detto. Ti ho detto. Oh, ce l'ammazza. Io direi che siamo partiti male. Madonna. La Focus Band, incredibile. Allora, ok, lasciamo morire Windows. Abbiamo abbastanza revitalizzanti per dopo. Infatti no, io direi. Sappiamo adesso che squadra ha, resettiamo. Perché non sapevamo quel coso cos'era. Gli abbiamo fatto non lo sappiamo ancora. Allora gli abbiamo fatto Rock Tomb e non gli ha fatto troppo male. Non può essere fuoco. Cioè oddio no, sì che può essere fuoco in realtà. Però con Flare Blitz non ci faceva un cazzo. Penso sia normale volare. Sì, probabile. E riproviamoci. Però cazzo, aspettate. Ci stava a cambiare la linea. Eh sì, infatti sono un cretino, non ci ho pensato. Ti devi calmare. Allora, contro un normale volante, mettiamo che sia normale volante, ci mettiamo Desvasito, subito. Sì. Thunder. Sì. Thunder poi magari ci colpisce, ma con quel poco che... cioè magari gli rimane, Brave Bird, Life Orb, muore anche lui. Sì, almeno quello. Dai, non ci ha battuti quindi. Secondo me, sì, però quel coso lì deve avere stra poche difese. Questo qua? Sì. E beh, dici con quel male che fa. Ok, conferma Ferdi, è normale volante. È più veloce? Ma eravamo più veloci noi prima. Siamo in speed, dai. Come fa a essere più veloce di Desfasito? Ma prima eravamo più veloci noi, sì. Abbiamo fatto bug buzz. Sarà la natura, forse. Ciao Fra, ciao Mitico Mati, fa strano vedere il campione mondiale 2013 che assiste alla Lega di Clover, però ehi, bello così, del resto buona live, grazie mille. Non sto solo assistendo.
Infatti non sta assistendo, sta aiutando. Ali, ah, Ali Raffica la merda. Cioè? Talonflame, Gale Wings. Ah. Abbiamo qualcosa in squadra? Ho fatto Rock Tomb prima. Era il Rock Tomb. Dobbiamo iniziare con un altro allora. Riresettiamo, non va bene. Questa qui va fatta giusta. Sono boss fight che vanno fatte appositamente. Andiamo, entriamo, Rock Tomb. Ma perché anche noi abbiamo... No. Abbiamo Rock Tomb noi, l'abbiamo fatta prima. Per questo. Però sa Gale Wings... Ah sì, a Gale, forse... Gale Wings quello... Ah, è che poi è vero, a Drought, che stupidi che siamo. Ah, non poteva avere Gale Wings. Certo. Allora come fa a essere? È ancora più veloce di Despacito. Rossicone Giuseppe ci ho mentito. Ho guardato la live tra i surgelati e ho finito adesso la spesa. Grande. Ciao, bello. Allora, facciamo Rock Tomb. Facciamo Rock Tomb. Ehi, Sword Dance. Vabbè, però... Va bene, tanto si ammazza. Anche se ci ammazza, entriamo sì. Thunder, ciao. Giusto. Secondo... No, ma non ci ammazza, perché se adesso fa Brave Bird, il recoil lo ammazza. Prima, dici? Prima... Ah, perché prima non eravamo full vita. Prima aveva fatto... aveva usato la pozione. Mamma mia. Questo adesso probabilmente ci ammazza, però secondo me ammazza anche lui. Ok. No! Non è morto? No. Vabbè. Ah sì, che mi ricordavo male. Pace. Però adesso bisogna sperare di essere più veloci. Ma lo siamo, abbiamo fatto Rock Tomb. Giusto. Lo siamo per ragione, forza. Ragione. Madonna. No, ma perché non Thunder? Perché volevo, pensavo che non facesse Full Restore. Vabbè, lo facciamo adesso. Non credo che riusciremo a buttarlo giù con un solo Thunder. Fuck Buzz droppa difesa speciale. No. Però secondo me lo ammazziamo. Se Bug Buzz ha fatto quello. Dipende, sì, Dai. Magari non ha di... Dai, ma che cazzo! Ma che cazzo mi state dicendo, ragazzi? Non ne ha mai missato uno. Non ne ha mai missato uno. Perché il Sun toglie la... toglie la precisione a Thunder. Che tu sappia. Mi sembra... Mi sembra sì. Sono sicuro. Forse andava a 50, quindi... Se non sbaglio, sì. Oh, qualcosa è rotto, comunque. Sì, però con Compound Eyes, ma è rottissimo. Proviamo Psichico. È il 50% sotto sole, ci dicono. Ah, ok. Si imparano cose, io me lo sono ricordato tipo adesso. Dai, lui... Psichico, lui... dai, lo tiriamo giù, che cazzo. Oh, ok, dai. Finalmente. Eh sì, ma adesso ne ha altri 5. Lo so, però settiamo in faccia. Giusto, qua. giusto. No, sai che sarebbe stato bene qua? Will-O-Wisp. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, dico, sarebbe stato figo. Lui c'ha Night Slash, ammazza di botte. Quindi mettiamo. Non ammazza All Might. No, All Might non l'ammazza nessuno. Però stavolta curiamo a un certo punto. No, facciamo solo un bulk up e andiamo. Ma... Ci sarebbe figo farne due, sono consapevole di questo. Con il crit qui non ci ammazza. No, assolutamente. E la bulkappiamo, dai. Poi al massimo Max Pozza. Eccolo qua. Questo. Ora curiamo con la Max Pozza. Io ne farei due. Perché sì, poi quando facciamo l'attacco ci riprendiamo tanto tutta la vita, penso. Bene. Allora, Max Pozza, dove sei? Max Pozza, vai. Non crittare, bravissimo. Un altro bulk up. Tanto ce la portiamo a casa. Anche dovessimo prenderci un crit. Poi però dobbiamo pozionare comunque, perché altrimenti moriamo del terzo crit. Capito? E ce l'ha fatto, quindi non si pone il problema, ok? Madonna. Tanto poi recuperiamo tutta la vita. Anche lui sta, però sta scolando. Ma c'ha, pare che abbia super luck tipo, quindi... Okay. E quindi usa le mosse che crittano. No, ci pozioniamo direi. Ci pozioniamo di nuovo e andiamo di Drain Punch, che gli fa 4 per, così non sprechiamo le pp di Anima. Non crittare. Bravissimo. Ok. Adesso andiamo. No, ma la mossa, quella là, Anima invece,
Però è a 10 pp è erba, 90 bp, questa gli fa 4 per, perché lui è roccia normale. Ah, ok. Cioè lo smontiamo, capito? Eccolo il crit. Vai, vai. Dai. Tanto ora tirerà fuori lo special sweeper. Forma anche apocalisse speciale. Beh. Rico suave! Io andrei di Drain Punch di nuovo e vediamo che succede. Sei d'accordo con me? Sì. Cotton Guard. Ah, deve starci dietro, eh. Dai, All Might. Se è super efficace, comunque buono. Dai. Il one for all. Intanto probabilmente okay. Non ha grosse cose. Minchia. Dobbiamo setappare anche noi. E dobbiamo vedere cosa fa lui però. Sì, esatto. Dipende se ci può fare roba. Perché se non ci può fare roba più due. Se non ci può fare roba facciamo sì, ma nel senso dipende se fa qualcosa poi. Speriamo sì, anche perché sennò prima o poi crittiamo. E quando crittiamo lo apriamo. Il problema sono i pp. Andiamo direttamente a più 6. Il problema sono i pp. Sì. Rico suave. Gli farei qualche altro danno, ma questo secondo me ha milk drink. Perché se non sbaglio, non ricordo, lui aveva milk drink. Quindi ha buon latte. Soft boil 2.0. Facciamogli un dannetto. Dove è il body slam? Ok, non ci fa niente. Questo è bene. Ci ha parlato, ok, ovviamente. Secondo me conviene andare a più 6 per fargli dei danni. Però. Però se ci va anche lui? Se ci va anche lui. Lui è già più 6. Vabbè, hai ragione, perché da più 3. Che cosa? Volo? No. Rimbalzo, bounce. Vabbè, però still abbiamo anche noi. Siamo a più 4 noi. Siamo a più 4. Più 2 abbiamo fatto con la tigre, più 3 all'inizio contro lui, più 4 forse addirittura più 5. Forse più 4 al massimo, direi. Frankie ci dice: ciao Arash e Saito, sto seguendo la live dalla camera, appena scoperto che il mio ragazzo che non segue Pokémon nell'altra stanza l'ha messo su mentre gioca e manda i complimenti per il messaggio. Me lo salutereste? Buona Lega, sfondateli tutti. Ciao ragazzo di Frankie, un ciao, bacione. Ragazzo. Allora, proviamo una stabella e vediamo che succede. U-turn? Ci fa un favore? Ci fa un favore? Sì. Perché perde tutto quanto? Merda, peccato che gli abbia fatto EQ. Io volevo fare a sto punto. A parte che probabilmente lo ammazzo di botte. Ragazzi, l'ano per terra. Scoreggiona. All Might, signori. Sì, effettivamente ha più 5 a sto punto. L'ano coraggioso. No, adesso lo apriamo sta merda. L'ano coraggioso. Che senso del cavolo. L'ano coraggioso. Cioè, esatto. Vieni qua. No, siamo paralizzati. Speriamo di colpirlo questo, che non è male. Dai, amico suave. Tanto magari rifà U-turn il cretino. Sì. Speriamo che attacchi, così gliene facciamo un altro. Dobbiamo superare la paralisi. Detroit fart. Detroit! Bravo, ha fatto U-turn di ma nuovo. Cosa sta facendo? Oh, a sto punto se rimaniamo paralizzati gli tolgo la paralisi. Se rimaniamo sì. Merda, questo è psico. Però siamo a più normale psico, quindi. A più 900, cioè. Sì, quello sì. No. Allora, togliamoci la paralisi. Però questo è uno special attacker. Però vabbè, quanti danni può farci? Però potrebbe avere Ice Beam. Ah, potrebbe avere. Non ho idea, Lo dico per dire. Speriamo. Proviamoci, abbiamo tutti un più. A sto punto switchare. No, infatti. Earthquake? Tanto lo ammazzo. Penso che leviti questa cosa, guarda come è stata terra. Giusto. Vai. Non c'è psichico. Cioè, ci farà male, che sto coso mena. Però. Grandissimo All Might! Che praticamente poi devi sapere che questa mossa letteralmente mette i rami nel culo dell'avversario e gli succhia la linfa vitale.
Anche se sollevato da terra. Eh certo, perché i rami sono lunghi. Quindi ci sta. Fa bene. Fa benissimo. Rico Suave. Dai, Rico Suave. Ma ci fa Cotton Guard. Ma farà il tuo turn. Vedete che rimaniamo a fare la PP War con Rico Suave. La cosa migliore di sto Pokémon è il nuovo. Vabbè, tanto se no gli mandiamo in campo uno special attacker, è buona. Rompe le palle per i PP. Sì. Claude Cast ci dice: sono arrivato adesso, bella e Kuma, ho fatto fatica con la squadra al 370, voglio vedere proprio cosa fai te. Fatica. Non ha Milk Drink? No. Ha fatto rimbalzo, sì. Body Slam. U-turn, Body Slam, sì. Allora andiamo. Gustarsi quanto vuole. Prima o poi lo tiriamo giù. Sì, anzi, usiamo addirittura le mosse che non ci servono i PP. Potremmo usare un altro Q, volendo. Vabbè, gli piace così a lui. Cioè, pensava fosse una bella strategia. Merda, forse vola questo? Ma questo mi sa di fisico. Drago normale. Anonymous dice: ciao, prima donazione, voglio solo dirti che sei molto bravo di continuare così. Il tuo accento mi favorire, una volta portavo i capelli come te, quindi mi ispiri fiducia. Questo euro te lo do col cuore di All Might. Grazie, grazie davvero. Io direi di dargli una cura totale, toglierci sta cazzo di paralisi che ci sta rompendo le palle. No, sì. Full restore, però aspettate che stavo sbagliando, full yet. Picones ci dice: hai l'abilità di resettare quando sei in pericolo come Killer Queen Bites the Dust, è vero? Cosa ha fatto Dragon Dance? Sì, vabbè, prima che arriva da colpirci. Complimenti per la JoJo's Reference involontaria, mettercela tutta per la lega di questo gioco malato quanto il vecchio Joseph. Ragazzi, le JoJo's Reference ci vogliono stasera. Drain Punch e via. No, allora, hai già fatto. Premi ok, aspetta. Scusami. Si stava spingendo il monitor. Ah! No, ci siamo scambiate. No, è giusto. Allora, Dream Punch, sì, non possiamo fare Ganzi. Sperando che non ci siano altri. Double Edge. Pensa quanto l'avremmo sentito se non avessimo. Sì. Avrebbe fatto male sto coso, Direi. Cica cichi ciaccia. Ciao! Ciao Draconius! All Might! Ragazzi, si sta swipando la squadra All Might, eh. Cioè. Ma lo sapevo. Vieni Rico Suave, vieni pezzo di merda, vieni. Adesso non puoi più fare YouTube. Adesso non siamo paralizzati. Brutta merda. Vabbè, niente, finiamolo con un Earthquake. Finiamolo con un ramo nel siamo culo. Siamo più, sì. Ramo nel culo, sì, ma che veloce lui. In effetti sì, c'è la rare di uno che è veloce. Beh sì, guardalo, c'è gobbo così. Vieni. Dacci tutto quanto il tuo anico potere. Signori, All Might succhia l'infa vitale dall'ano di Rico Suave. Difficile dirlo con serietà. Ce la fa, signori. Rico Suave, i lefties però. Mangia quei pochi avanzi che gli rimangono. Cerca di aggrapparsi alla vita, ma non sa. Attenzione, il body slam su All Might. Il danno è breve. Meno male che non ha paralizzato. Signori, il Detroito, il Delaware. Cazzo, l'ho buttato giù. Ho anche rotto la telecamera. Oh, il primo. Ciao Rico Suave. Ciao Rico Suave. Got banned. No, ti devi piegare tu, caro. Adesso siamo noi. Sei molto forte. Ah, ok, ma io sono solamente un rizzacazzi per rispetto al vero potere dei Super 4. Cioè, diciamo, è l'assaggino, è l'inizio del film porno. Vai avanti e prepara il tuo anno. Va bene. Cos'è sto gioco? È molto bello. Allora, Rico Suave. Lo cazzo sono i revive, ok. Beh dai, i morti sono pochi, eh. No, infatti. Cioè, ce la siamo cavata molto bene. Max Pozza qui. Occhio alle pozioni, che non abbiamo troppo. Vabbè, però abbiamo i full heal. Allora, aspetta, diamo anche la bacca dei Drain Punch a... aspetta, vediamo prima il tipo di quello dopo, magari non serve. No, vabbè, diamolo qua. Però Drain Punch lo darei. Tanto sì, alla fine non abbiamo usato nient'altro, sì. Tipo. Sì, va bene. Capito. Fatti vedere. Vai. Posto. Nel culo. Andiamo avanti, signori. È solo il primo, Arash. Solo il primo Super 4. Sì, ma secondo me era il più forte. Non credo.
Questo è di tipo acciaio, guarda. No, questo è di tipo spettro. No, hai ragione, hai ragione. Dai, è la morte nera. Esatto. Sì, non avevo visto il tipo, ho visto solo la location. Spettro, allora Windows lo distrugge. Vai. Però secondo me... Enrico Suale Pascale Valeco. Su Pokémon. Sì, aspetta. Quali? Anche il Galvantula di sto gioco, secondo me, può... Però se questo è Spettro, cioè, gli apriamo la famiglia con Spettro. Sì, anche. Siamo più veloci? Anche. Spero. Ma è quello del cucchiaio, ma ce l'hai presente? Dai, il video YouTube di quello che ammazza col cucchiaio. Sì, è lui, guardalo, è lui. È lui col cucchiaio. È lui, Gino Saggi, sì, è Gino Saggi, è quello lì. Non mi sarei mai aspettato di rincontrarlo. No, neanche io. Gioco Pokémon. I'm Gino Saggi degli Elite Four. Dicono che la pazienza sia una virtù. Io e i miei Pokémon siamo esperti nell'uccidere lentamente. Oddio. Sei pronto? Eccolo, Gino Saggi. Bellissima sta cosa. Referenza a un internet abbastanza vecchio, che le nuove generazioni probabilmente non conoscono. Beh, Gino Saggi. Porca troia. È il Blissey di questo gioco. Però con Spookout mi sa che lo disintegro. Andiamo. Perché è come Blissey non ha un cazzo di difesa. Sì, no? Vedi, gli ha fatto un bel po'. Però non lo disintegro, attenzione. Devo fargli Shadow Ball. E lui, più che altro lui c'ha Dark Pulse e mi ammazza, no? Lui fa Dark Pulse adesso, l'ho vista troppe volte sta scena. Mi fa Dark Pulse. Allora, o mettiamo il Might e gli facciamo l'attacco erba. Zizza Pizza. E gli calmandiamo in faccia. Abbiamo anche il Toxic. No, da Toxic sì. Ce l'abbiamo con Gourmello. Però Zizza Pizza entra su Dark Pulse. Zizza Pizza entra su Dark Pulse. Però poi cosa fa? Calmainda, lui fa Perish Song però. Lui fa Perish Song, vabbè, se fa Perish Song lui muore. Se fa Perish Song però togliamoci, perché sennò fa Min Look, è un casino. Sì. Ora fa Dark Pulse sicuro. E invece no, Shadow Ball. Vabbè, è uguale. Vabbè, sì, ci faceva male uguale. Per 4. Sì. Oh, fa male questo Enjoy, eh. Cazzo, fa male. Proviamo a calmandare? Sì. Aia. Anche lui ha avuto la stessa idea. Vabbè. No. Vediamo qualcosa che... Più che altro perché lui ha una special death secondo me iper superiore rispetto alla nostra. Quindi o proviamo a fare Moonblast e gli droppiamo l'attacco speciale. Ma se si riprende la vita non serve molto. Cosa abbiamo che... La vita lui non se la riprende, non c'ha ripresa. Ha Leftovers. Vabbè, ok. Però se ha tanta difesa speciale gli facciamo poco. Almeno siamo più veloci. Non credo. Porca troia. Ma che tipo è? È spettro e qualcos'altro forse? Spettro sicuro. Porca troia, non c'è niente così. Serve qualcosa di fisico che lo meni. E il problema è che ora ha due Calmind in corpo. Boom, fisico. Sì, ma qualcosa, cioè, se noi ci fa una Shadow Ball adesso ci... No, infatti è rischioso. Vediamo, ma probabilmente... Toxichiamo, dobbiamo toxicarlo. O se no toxichiamo davvero. Però vabbè, sì, spero. E poi però dobbiamo colpirlo prima che usi la... Merda. Lo leggiamo. Credo. Vabbè, non avrà tutto sto attacco speciale. Hai ragione, Però dobbiamo... Ora dovremmo essere più veloci. Ok, allora se lo toxichiamo comunque non siamo messi male. Però poi possiamo stollare di softball volendo. Ok. Con qualcun altro. Sì. Sì. Ti pare? Prima potremmo fare Spook Out e poi switch. Giusto, hai ragione. Dobbiamo sacrificare così il nostro uccello? Sì. Vabbè, intanto. Più che altro sì, a fare. O facciamo il Seed con Desvasit. Ma poi muore anche lui. Poi muore anche lui, c'hai ragione. Poi se ci ammazza in un colpo. In realtà così però lo uccidiamo noi. Perché siamo più veloci? No, non è vero, non lo scegliamo mai. Una volta che abbiamo finito l'attacco fisico con Spook Out. Tutti i Pokémon di questo gioco sono broken. Sì! Sono fortissimi. Dobbiamo stare attenti perché quest'ora utilizza... Ho paura che utilizzi, se va in range, la pozione.
Però gli farei Shadow comunque Ball. Continua a boostargli Toxic. Gli farei Shadow Ball. Non so, è più due difese speciali. No, ma infatti non muoio. Ah, però tu dici. No, lui ci serve per dopo perché è Spettro. Hai ragione. Mandiamo uno che gli possa. Ho paura guardare. Che capito, gli dia una pozione e lo faccia tornare a full vita. Sì, però tanto Toxic continua a fargli danno. Abbiamo qualcuno che walla una Shadow Ball. Sì. Difesa speciale. Sì, droppino. Perché se no a sto punto mandiamo e facciamo, usiamo la pozione semplicemente. Arriva la Shadow Ball, vediamo quanto ci fa. Bello. Ottimo, ottimo. Abbiamo le pozioni max, così semplicemente non moriamo nel più modo. Però le pozioni non le sprecherei così tanto. No, in caso di... Io ora quasi farei un rock anche soft boiled. O facciamo... Secondo me lui ora usa una pozione. E noi facciamo Rock Tomb e gli facciamo un po' di danno fisico. Vabbè. Visto. Mamma mia, ci vuole un anno a far. Intanto mangio un po' di pollo. Giusto. E riso. Momento difficile. Gli ha dato ricarica totale però. Aia. Non la pozione. Ha usato il Full Restore. Che abbiamo anche perso l'uccello. Niente, dobbiamo revitalizzarlo. Dobbiamo revitalizzarlo, sì. Sperando che non faccia Calm Mind ancora. I revitalizzanti. È forte Blissey Spettro che fa Calm Mind. Eh sì. Siamo morti? No. No, però dobbiamo farci ammazzare. Mio, un casino. Dobbiamo per forza farci ammazzare? E dobbiamo avvelenarlo. Io direi di fare un reset. Sì, e partiamo con... Partiamo sempre con lo Spettro, Spook Out, poi Switch, All Might. Siamo fisici, erba. Ok. Non so di che tipo è. È Spettro. Solo Spettro. Penso allora, di sì. Ok, lo meniamo con lui. Ci sta. Dai. Il resettino. Anche perché non è che bene. Faccia sti gran danni, eh. Nel senso, ok, che fa Calm Mind. Però... Sì, con due Calm Mind non ci faceva malissimo. Dai, riproviamoci. Però è vero. Non puoi prenderlo. Ci stava serio. Ammazzando lentamente. Sì. Ha mantenuto la parola. Allora, Spook Out. E fin qui. È vero, sono sotto i riflettori i Pokémon. Gli abbiamo fatto più male. Abbiamo preso un bel roll. E ora c'ho i lefties e va bene. Ora ci fa Shadow Ball. Ma tanto con una Shadow Ball non ci fa un cazzo se con due Shadow Ball faceva quei danni. O mettiamo subito Toxic. E poi mettiamo subito Toxic e andiamo in Brave Bird, fanculo. Brave Bird, sì, ok. Non ci complichiamo la vita. O addirittura andiamo di Brave Bird proprio e basta. Io andrei di Brave Bird e basta. Lo ammazzo. No. Ah, dici però tu poi ci prendiamo recoil. Sì, anche perché siamo più veloci. Perché rischiare. Sì, aspettiamo che arrivi nel giallo. Siamo primi in tendenza. Quindi ragazzi, mettete il like se non l'avete ancora messo. Soft boiled. C'è anche soft boiled sta cosa. Va bene, tanto c'è Toxic. Vabbè, ho capito. Pian. Ce l'abbiamo anche noi soft boil. Sì, infatti noi facciamo soft boil finché non va in range. Che tanto le shadow ball le tanchiamo. Sì. E poi quando. Dai, Gurmello, cucinaci un bel. Che intanto lui uovo in camicia. Il CPU stupido. E quindi non si farà mai. Non userà mai la ricarica totale prima di andare. Sì, certo. Basta che non ci droppi la difesa speciale. Dai. Benissimo. Altre mosse a caso da fare, Sludge Bomb resiste. Secondo me sorvolare è l'unica. Cioè intanto recuperiamo vita. Magari lui decide di fare un Calm Mind perché non se la sente. Sì. Tanto non abbiamo... Boil anche lui, a noi sta bene. È intelligente. Si uccide veramente in modo molto lento comunque. Abbiamo qualche oggetto a caso da dare al team? Infatti, perché non volevo sprecare i pp. Esatto. Diamogli una bacca. No. Sì, una bacca a caso. Non possiamo darle, mi sa.
Open. Vedi? Citrus Bear. E la possiamo dare? Così? No. Eh no, vedi? No. Vabbè, facciamo gli sludge bomb. Esatto, facciamo gli sludge bomb, stavo per dirlo io. Facciamo un piccolo dannetto. Gli toglieremo un PS, ma. Oh, vai. Adesso secondo me se gli facciamo Brave Bird lo spacchiamo di botte. No ragazzi, non si velocizza un cazzo alla Lega, mi dispiace. Ho velocizzato per tutto il gioco. La Lega me la voglio godere dall'inizio alla fine. Sarà range di Brave Bird? No. Io farei il boilone. Porca troia. Va bene, ma tanto adesso comincia a prendere troppo da toxic. Sì. Già un po' di turno per me. Oh, però sto tizio sta rovinando lo streaming perché è troppo lento. No, buh. Ma stavo pensando se mettergli anche i Lich Seed, ma... No. Sludge Bomb. Sperando che adesso faccia effettivamente... No, adesso c'era da fare Brave Bird, perché con Brave Bird più il... Per Toxic moriva. Eh sì. Vabbè, però non penso... Ma tanto abbiamo sempre lui in campo, al massimo... rifacciamo Toxic. No, ma non penso arrivi nel rosso ora. Penso. No, il rosso no, però magari arriva in giallo, tipo. Cioè giallo. No, qui secondo me non la usa. Facciamo sto break. Infatti, vai, qui muore, dai, qui muore. Anche perché se non muore, muore di poison. Mi speriamo gli altri Pokémon non siano così, se no che fa? Dai. Bene. Questo è folletto spettro, se non erro, o roccia folletto, non mi ricordo un cazzo di questo. Toxic. Comunque toxic, va bene, facciamogli toxic. Toxic. Erosion wave, che cazzo non sa? È super efficace, ti basti sapere questo. Penso che sia una mossa roccia. Sì, il roccia spettro, il roccia spettro. Roccia folletto. Windows, chiaramente. Stavolta lo scoppiamo. Ma è Rock Fairy, vedi, mi ricordavo bene. Rock Fairy? Non perché è spettro questa, boh, ma non lo so. Windows comunque. No, va bene. Sto solo pensando. Rock Fairy, acciaio. Mossa acciaio non ne abbiamo. Però abbiamo il Might che gli possa tappare davanti, ma sopra. Se no anche terremoto direttamente. O. L'altra mossa. Però perché non facciamo qualche bulk up? Se ce lo possiamo permettere. Si potrebbe fare. Cioè alla fine che ce ne frega. Bulk up. Non vorrei che essendo un attaccante speciale ci faccia troppo male. Dobbiamo farci troppo. Però poi dopo gli facciamo un attacco erba. Vediamo quanto ci toglie. Abbastanza. Giusto, il giusto. Direi di fare subito l'attacco. Facci, sì. E curarci. Secondo me buttiamo giù. Ah, addirittura sono più veloci. Sì, sì. Dai. Cica cicicciaccia, signori. L'inima. Il buco del culo. Vabbè, si riprende, si muore. Però non ci becchiamo il suo attacco, capito? Sì, quello sì. È quello che mi scoccia. Vabbè. Beh, se quello dopo non ci ammazza, comunque non ci ammazza. No, questo no. Oh, la toxic ha pagato. La toxic ha pagato, signori. Ma mica dico le cose a caso. È vero. Vai, andiamo a fare Drain Punch. Sì, sì, giusto. Per uno. O... No, vabbè, va bene. Terremoto. Però vabbè, Drain Punch. Va bene, perché lui si è curato. Andiamo prima di Drain Punch, poi siamo più veloci, sì. Gli facciamo l'attacco erba. Sì, sì. E vediamo che cazzo o succede. O terremoto. Che è tanto super. No, ok, attacco erba, se lo sciocco. L'hai tirato? Fantash. È praticamente lui il fuoco, secondo me. Potrebbe. Sentiamo. No, ne abbiamo fatto per uno però. Abbiamo fatto un bel po'. Boh! Oh, Ormaito! Mamma mia! Ormaito se la fa da solo la Lega. Dai, dai. Questo è spettro elettro, se non è...
Reggilo, ti prego All Might, reggilo. Reggilo e spaccagli la faccia. All Might, i muscoli, fletteli, cazzo sì! Se lo butta giù, ragazzi, io mi tiro... No, plus posso... ultra. Plus ultra, signori! Il terremoto! La terra si spacca! Un'altra vittima dell'ano fugace, esperto, abile! Dell'ano addestrato, che non... addestrato di All... Questo è Gesù. Sì. Ed è come a Wonder Guard. Solamente a Wonder Guard è spettro erba. Quindi dobbiamo switchare, purtroppo. Sì, sì. Spook out, qui spook out lo spacchiamo. Attacca fisico. Non lo so. Se attacca fisico potremmo curare. Ah no, però non abbiamo niente per me. Non abbiamo niente per fare niente. O mettiamo desvasito e gli facciamo... No, niente, desvasito non gli fa un cazzo. Zizza pizza possiamo mettere. Forse zizza pizza è il meglio switch. Perché se metto sì. Windows ci fa un attacco su spettro, ci ammazza anche lui. Pizza. La pizzella invece... Anzi, potremmo setupparci su, se è speciale. No, è fisico. Comunque Power Whip non ha fatto un cazzo. Quando fa un attacco non molto efficace fa... Esatto, fa... Bene. Allora adesso... Lanciafiamme, signori. Arriva la Shadow Kuro, dritta per dritta su Zizza Pizza. Il danno è importante, ma noi andiamo di Furemo Trawa, dritto per dritto su Gesù. Vediamo. Non va giù Gesù, attenzione. Gesù è duro a morire. È duro a morire. Quanto ci ha fatto con la prima mossa? 60. Sì, sì, 60. Ha switchato. Ora metto quello roccia di nuovo. Sì. Perché così siamo fuoco. Rienta Oburonixo. 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 Allora, Oburonixo. 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 Cazzo gli famo Buronixo? Chiamo Droppino. Perché terra acqua. Quindi gli facciamo Earth Power. Non fa una più. E gli facciamo male. Vabbè, facciamo anche Ice Surf volendo. Erosion Wave è tipo roccia, secondo me. E infatti non ci ha fatto un cazzo. Signori, spruzzi pazzi per noi. Andiamo a spruzzare con il droppino in faccia a Buronixo. Guarda lì, che è pieno. Buronixo è bello potente. È bello bulky. Però noi abbiamo gli spruzzi pazzi. Sì. Noi abbiamo i veri spruzzi pazzi. Ancora ragazzi, schizzettoni in faccia a Oburonixo, mamma mia. Moonblast ancora. Ora forse si cura. Quante pozioni hanno a disposizione secondo te? Non lo so. Io bollo, tanto se lui poziona lo poziona ora. No, non poziona. Meglio. Questo secondo Super 4 alla fine, a parte il reset iniziale, non ci sì, sta esatto. Non ci sta dando grossi problemi. Però anche lui ce ne mette a morire. Te. La luna ci colpisce, ma si sa che lo sperma è superiore alla luna. Quindi vero. Andiamo di schizzettoni pazzi. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Schizzettoni pazzi, crit che non serve. E anche Oburonixo ci saluta. Bene, bene. Alleluia. Sentito il verso. Alleluia. Siamo di nuovo nella stessa situazione di prima. Dobbiamo riswitchare e riswitchiamo la tizza. Nuovamente. È per forza. La zizza pizza. Zizza pizza entra in campo. Gesù la guarda. Gesù perde dalla pizza. Certo, Gesù perde la pizza. Beh, se la vorrebbe mangiare. La tier è sperma, aprile. Luna, Gesù, pizza. Cioè, pizza, Gesù. Vorrebbe mangiarsela la pizza perché ha fame. Però è appeso. Esatto. Ancora Shadow Kuro. Ma la zizza pizzella. Toccandosi vicendevolmente i seni di cui è dotata, si dà la forza necessaria. E con Flamethrower, anche Gesù, signori, ci abbandona. Alleluia. Spookzilla. Mica Spookzilla tese. No, è che io conosco la pre-evoluzione di questo coso e faceva male, quindi mi immagino questa quanto fa male. Allora, qui secondo me finirà così. Spook out dentro fuori di Windows in continuazione. Sì. Sì. Calm mind, se no. Cos'è? Attaccante fisico speciale? Che è attaccante fisico sicuro. 100%, grandi successi. Spook out, può stare. Io qui provo il softball giusto per vedere che cazzo fa. Ha fatto lui spook out. Ma ammazza secondo me sto spook out. Addirittura. Ma ammazzavano quelli del quello prima. Ma non è neanche super efficace. È life orb. Abbiamo vinto. Sì. Si tratta solo di vedere quanto ci mettiamo. Cioè, quanto poco sacrifichiamo i nostri Pokémon. Vabbè, ma Windows non la outspeed? Non lo so.
Perché sennò facciamo spook out e poi shadowball. Quello sì. Lo sfidiamo. Speriamo. Anche perché poi c'è. No. Sfida lui. Vabbè, pace. Revitalizziamo adesso. Tanto lui perde di life orb. Perde di life orb adesso. Sì, almeno. Gli abbiamo tolto shadowblow però. Sì. Attenzione. Sperando non abbia altre mosse spettro. Però in realtà se ci pensi. Io avrei fatto morire All Might che era fin di vita. Cioè. Vabbè. Io secondo me invece gli faccio un Thunder e lo mando a fondo. No, ecco. Desva! Desva, reggilo, Desva! Porca troia, reggilo, Desva! No, il crit! Senza crit secondo me ha ragione. Anche secondo me, cazzo. Niente, stiamo sprecando le risorse. Qui ci vanno via diversi. Godzilla ha rotto le palle. Se fa terremoto lo teniamo. Sì, difesa fisica. Dai, non è stallo. Lo teniamo. Droppino. Il potere dello sperma si coagula per diventare più resistente. E con la resistenza della vita che c'è dentro di lui, gli spruzzettoni pazzi su tutte e tre le facce, signori. Buccache di vittoria stasera. Cosa stiamo dicendo? E anche Kinosage ci abbandona. Droppino è l'eroe di questo secondo Super 4. È vero, gli spruzzettoni pazzi. Come lo è stato All Might nella prima. Esatto. Hai dimostrato di essere forte. Procedi al prossimo avversario. E va bene, andiamo. Ma sono arrivate donazioni, non me ne sono accorto. No, ok, sono tutti fermati tipo da 25 minuti perché sono tutti incollati. Sono tutti su. Esatto. Tesi come delle corde di violino. Allora, intanto curiamoci. Uno dei buccache migliori mai visti. Confermo. Allora, dobbiamo revitalizzare a nastro. Guarda che le luci si velocizzano, come si velocizzano. Velocizzo anche le luci di camera mia, ragazzi, incredibile. Ok. Stiamo. Ci arriviamo tirati, con le cure. Però ci arriviamo, secondo me. Ci arriviamo, dai. Ce la possiamo fare. Max Pozzi ce ne avanzano 6. Praticamente le finiamo le Max Pozzi. Non va bene. Ma che dobbiamo fare? Aspettiamo di vedere il tipo. Sì. Aspettiamo di vedere il tipo. Palesemente di tipo cinema questo tizio. Con le cinefrese. Cos'è? Tanto salviamo. Folletto? Di cinema. È vero, anche secondo me è folletto. Folletto? Così a caso. Questo cappello un po' folletto. Un po' rosa. Un po' rosa. Normale non può essere. No, ma ragazzi, dobbiamo usarle le cure. Psico. No? Dobbiamo usarle le cure e al massimo cercare poi in questo Super 4 di resettare se serve per fare almeno possibile i... diciamo... per tenere almeno possibile i... Abbiamo dei Max Survival? No, non credo. Questo è solo il terzo. Vabbè dai, manca due avversari dopo questa. Va bene, dobbiamo battere questo facendo... E poi abbiamo Sacred Dash, attenzione. Giusto. Quello è anche importante. Allora. Quello lì è l'ultima cosa proprio, la cenere che ci tira tutto su. Sì. Dobbiamo riuscire a far fuori questo e quello dopo senza Sacred Dash. Sì, esatto, così... Poi la tiriamo per l'ultimo se serve. Però secondo me ti potrei però aspetta usare i soft boiled per curare la squadra. Guarda che faccio. In questo gioco puoi curare con i soft boiled e in questo modo ne curo solo uno. Vedi? Geniale. In questo modo, sì, ci ho pensato dopo. In realtà, perché sono un cretino. E ridiamo anche a lui. Allora, aspettate. E adesso boiliamo lui. Si devono. I boilatori si stanno boilando a vicenda. E dai, per ora è un compromesso accettabile. Sì. Che vi devo dire. Se poi vediamo che è di tipo fuoco. Cioè, vediamo che è di un tipo debole al folletto. O debole al tipo fuoco. Usiamo la zizza. Sì. Allora, cominciamo sempre con il flinch. Spook out, sì. Dai. Sono Tyrone degli Elite Four. E you what, mate? M'ho salvato prima? Aspetta, faccio un save state. Sì.
Esatto. Che però se lo fai adesso. Fatto. Vabbè, sì. Ah, sì, dici tu prima del. Vabbè, ci sta dando dei cazzoni. Dimmelo in faccia che sono un cazzone, non online, e guarda che cosa succede. Giuro su Cristo che ti butto nel gabba, non so cosa sia. Argabbio, non ho idea. Devi stare zitto. Altrimenti preparati a prendere le botte. Your nan sore, just hearing about it. Questo non so cosa voglia dire. Your nan sore, just nan, non so cosa voglia dire. Sore vuol dire tipo dolorante. Dolorante, sì. Vabbè, Pet ci ha detto che siamo dei figli di puttana, esatto, comunque, che non è ci vuole, sì. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma no, perché dietro un bancone? Lui lavora. Lotta o coleottero. Recta. Perché recta. Ma va bene. Psichico. Guardando un po' che ha preso. Beh, spook out io ho fatto. Da quando è buio sta roba? Ma cosa? Ma da quando è buio? Non è la lotta con le otte, no? Ma no, allora. Ma Shadow Ball era immune a Shadow Ball. Cioè a Psyche. È buio. Io ricomincerei. Mi sembra proprio il caso. E mi sa peraltro che. Mi sa peraltro che è buio. E quindi. Ah, beh, l'avevamo salvato. E quindi no, l'unico che non dovevamo. Sì. L'unico che dovevamo curare non l'abbiamo curato. Sì, esatto. Questa è la tizza pizza. Sì. Max Pulse, vai. Potrebbe essere anche coleottero, però visto tutto quanto al background scuro che c'aveva, mi sa che è buio. No, buio sicuro perché il psichico era immune. No, non è quello, dico. L'intero Super 4 penso sia buio. Mm. Lo è sempre stato coleottero buio, mi dicono. Io ero convinto per tutto il gioco che fosse coleottero lotta. Vabbè, sì, ok. Un'altra volta no, grazie. Dai, non è buio. Vuole lottare. La gente sta scrivendo. È buio perché è nero, no? Non perché è nero. Esatto, lui. È quello che abbiamo tutti pensato ma non abbiamo detto. Lo sfondo nero, dicevo, ragazzi, non lui. Certo, certo. Davvero. Certo. Ti dico, è vero. Calm mind. Che ci fa? Le otto buio, knock off. Ci tira via i lefties. Madonna. Che danno. Tanto abbiamo soft ball. Ok, però. Vabbè, però sì, però questo è il danno del primo knock off che ci toglie lo strumento. Io farei proprio soft ball. Sissi Chan 29 ci dice: sei mitico. Grazie. Grazie mille, Sissi Chan. Grazie se lo dicevi a me. No, stava dicendo a me. Indubbiamente. Cazzo dici. Allora. Intanto boilerei, perché chi boila per sé, boila per tre. Poi facciamo un altro calm mind. Va bene. Perché no? Intanto lui ci sta facendo solo knock off. Andiamo a più 6. Ma sì. Siamo più 3. Non esageriamo che poi finiscono i pipì, magari servono dopo. Facciamo più 4, dai. Dai, allora un altro. Zizza pizza di suo ha tanto attacco speciale. Però. Tanto no, ma ne ha diverso. E c'è da dire che questo è un attacker fisico, non penso abbia tutta la squadra di attacker fisici, quindi questo lo reggiamo bene, non ne dovrebbe avere tanti altri. Intanto, sboliamo di nuovo. Ora critta ci ammazza. Boilettina. Vai. Andiamo. Un altro knock off che arriva. Quanto siamo di attacco speciale? Più? Boh, più 4 credo. Potere della luna, signori, sconfiggi tutti quanti gli scarafaggi malvagi di questo universo. Questo e purgali è... per quello che hanno fatto in vita e in morte. Chissà se coleottero buio o... vabbè, coleottero buio. Non lo sapremo mai. Coleottero buio, c'era scritto in chat. Ok, anche questo lo spacchiamo di volte. Sì, sì, vai vai. Digli vai. Digli ok. Ok. Ok, amico, danza delle spade.
potere della luna. Secondo me ha tanta difesa speciale, ma non lo regge. Potere della luna, punisci tutti quanti coloro che fanno delle bait, inducendo in clickbait e tentazione tutti quanti i poveri utenti disperati. Amen. Visto? Sono così. Lo batti in questo modo. Bene, siamo più 3, mi dicono. No, più 4, mi pareva. Isisin, assassino dell'Isis. Beh. Non è stab. Sì che stab, ce l'aveva prima un altro, cazzo. Vabbè. Psichico di Windows, non possiamo farlo perché lui è buio. Buio veleno. Buio veleno, terra, All Might. Vai, All Might. All Might. Urs, terremoto. È nuovo. Ah, però... No, però no. Signori, All Might pompa i suoi muscoli. Comincia a sentire il potere del One for All che gli arriva dalle vecchie gen- Oh, di Edge. I nomi delle mosse. Terremoto, direi. Subito così a dritto, dici. Mm. Sì, anche perché secondo me è veloce lui, eh. No, noi siamo più veloci. Noi siamo più veloci. Ah, è vero, l'abbiamo fatto per prima. Scusate, mangia, ma non ho finito di cenare. Ragazzi, All Might, cioè... Cioè, ma io capisco che quando iniziate il gioco avete problemi tra due starter carini e uno che c'ha un albero nel culo a non prendere lui. Però guardate poi quanto ha pagato questa scelta, cuzzino di poi. Questo è alien. Questo è acciaio. Se siamo più veloci lo spacchiamo. E Orumaito! Vai, Orumaito! Ano a terra! Sta bella! Senti l'ano che fa vibrare tutte le cose, che fa vibrare tutto. No! Psycho boost. Però vabbè, si ammazza da solo. Sì. Per fare coil, psycho boost, no? Sì. Abbassa l'attacco speciale di moltissimo, se non sbaglio. Ecco. A noi, guarda. Guardalo, l'All Might. La bulchezza. I muscolazzi. 2 PS. Sì. 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 Lo ammazziamo con un cazzo. Un cazzottone. Lo ammazziamo con un cazzo. Io però forse... Aspetta, quanti enema abbiamo? Sei. Voi... No, no, cazzottone, che si cura. Fare il Dark Steel. Fare il furbetto, il figlio di puttana. Oh, va bene, va bene. Intanto ci dai un po' di vita. E ora andiamo a buttarlo giù. Giusto? Ora ce la facciamo. Sì. Secondo me in VGC questi Pokémon vincerebbero tutto perché sono tutti broken. Non so come sia possibile, specialmente All Might. Sì. Ragazzi, All Might non si ferma davanti a niente. All Might è il più forte degli eroi. Merda. Allora, lui è di ghiaccio. Questo è ghiaccio buio. Sì. Se è più veloce lui ci incula. Se siamo più veloci noi facciamo dei pancia. Non lo so, guardalo, è magro, secondo me è veloce. Anche secondo me. Funziona così in Pokémon. Invece All Might è bello grasso. C'ha l'albero dietro. L'albero che lo rallenta. Beh, Tizza Pizza qui ci sta bene, però è morta. Ha un unico problema. Sarebbe stato. Droppino. Ma alla fine se perdiamo All Might in questo momento che ce ne frega. Sì, è vero, abbiamo... Cioè, muore, almeno prendiamo uno switch. Occhio che abbiamo solamente... Bug Buzz. È ghiaccio buio. Se facessimo entrare lui? Sul ghiaccio muore, secondo me. Abbiamo dei revival? Ne abbiamo 12 ancora. Allora va bene. Capito. Possiamo morire ormai. Carineria. Scelta bizzarra. Comunque avevi ragione, era più lento. Non c'era dubbio. Vabbè, però si becca Bug Buzz. Guardalo se tiene in forma lui. Andiamo di Bug Buzz? Sì. O andiamo di Tailglow sperando di poter reggere. Ma... Intanto dovremmo essere più veloci. Siamo più veloci sicuro. Ho paura che non lo shottiamo. Facciamo 2 Bug Buzz a quel punto. Hai ragione. Più veloce lui. Minchia. E allora guarda, meno male che è velocissimo, grazie. Niente, dobbiamo riswitchare indietro. Che non penso proprio riusciremo a ucciderlo. E abbiamo fatto quanto lui ha fatto a noi con una stab, però. Droppino, estolliamo un po'. Vai. Abbiamo bisogno di resuscitare, secondo me, Tizza Pizza.
Sì, è vero. Pizza Pizza fa bene anche davanti a questo. Sarebbe ottimo contro i lui. E evitiamo di far morire altra gente, capito? Antilepta, Macedonia, la band preferita dagli psicologi sono i Pink Floyd, sicuramente sì. E la città in cui si gode di più in Italia è Cortina d'Ampezzo, penso proprio di sì. E se Letta Sensei creasse un culto religioso sarebbe una setta? Dopo tanta assenza non potevo mancare per questo finale epico. Ma guarda che mi è piaciuto un sacco Antilepta, è stato uno dei tuoi interventi più brillanti. E intanto penso si sia 3000 a vedere sta cosa, sto scempio. Ragazzi, se state guardando in 3000, e sì lo state facendo, siete 3060, un like, perché vedo 1762 like. Quindi un bel, scusatemi, likeino, non costa nulla, e insomma ci fa piacere. Fatelo per me. Fatelo per Arash. Fatelo per Droppino che ci sta per salutarci. Sì, povero Droppino muore adesso, però poi entra la tizia. A meno che non abbia EQ. Ho paura degli EQ. CC? Sei un cretino. Cazzo fai, CC? Non avevo niente che lo outspeed. No, purtroppo no. Se no l'avremmo già ucciso. Rocky Helmet. Aveva quasi ucciso il Rocky Helmet. Windows, Windows. Spook out. Speriamo. È un PS. Ma si riprende. Cazzo! Aspetta, aspetta. Ma non l'ha già usata? Facciamolo, facciamolo, poi vedremo dove. Fanculo, vai. Fanculo, vai. Yemdum di merda. Spuca Otella. Suca Otella. Uno. Non era l'ultimo. Questo è volante buio, se non erro. Qui Desvasito ci stava da Dio. E non disdegno di metterlo. Prima mettiamo la tizia e vediamo cosa succede. Oddio, ricorda che noi dovevamo fare questo e quello dopo senza riprenderci. Lo so. No, vabbè, abbiamo ancora i revival. E puttana la miseria. Strato Blade. Insomma, cosa sia. Vediamo di essere non più c'è veloci. L'item closer, tutti l'iPhone. Vero. Porca troia. Non capisco di che tipo sia. Ma ho outspeedato del spasito. Sì. Ma sono tutti super veloci sti Pokémon. Ma guarda che è un casino sta cosa, eh. Dobbiamo mettergli Toxic, secondo me. Sì, sì, basta. Non so cosa sia sta Strato Blade. D'acciaio. E la Madonna! Sto Pokémon non ha senso. Ma non ha senso che davvero, cioè. Questo Super 4 ha tutti i Pokémon invincibili. Ma di che tipo era? Non si sa. Ma sarà come stato acciaio. A one shottare. Aspetta, intanto facciamo Spook Out e ragioniamo. Guarda, poi delle difese di merda con Spook Out gli ho fatto così male. Allora, ci vuole qualcuno di defensive, quindi. Ma vale la pena revitalizzare sto buco? Cioè, facciamo. Moriamo? Quanti rivitalizzanti abbiamo? Abbiamo 11 rivitalizzanti. Mettiamo che ne usiamo 5. Ce ne rimangono altri 5. Ma ci rimangono. Abbiamo ancora 2 Max Potion e i Soft Boiled, ok. No, aspetta, abbiamo anche tutti quanti Full Restore. 9. Ok, dai, ciao. Ce la facciamo, ciao, cioè, possiamo vincerla così. Sì, sì. Chi mandiamo contro lui? Zizza Pizza? No, io manderei Droppino. Zizza Pizza? Rock Tomb. Ok, però abbassiamo. Mi sa che gli faccio io. Ma. Dicono che volante fisica 90 alto crit. Volante fisica. La mossa è volante ed è fisica. Allora Droppino magari. Capito? Sperando non abbia altre mosse pericolose. Droppino però è bello bulky. Ora ci ammazza lui. Oh, The Edge. Questo è l'attacco psichico. Attacco buio. Ah, c'è fatto. Allora basta mettere Windows, revitalizzarlo. Va, revitalizziamo Windows. Non rischiamo. Revitalizziamo Windows, è finita. Ragazzi, dobbiamo farcela così. Cioè, questo Pokémon non aveva senso. Minchia, rimaniamo con 3 revitalizzanti. Alla fine di questa battaglia, con tutti quanti revitalizzati. Sì, sì, ma quanto abbiamo. Abbiamo le Sacred Ashes. Sì, vai, ciao. Rocky Helmet si prende e muore. Moriamo anche noi. Giusto, giusto. Vai. 10. Mamma mia.
Erano, è stata una... Super 4 sono tutti faticosi da battere. È stata una battaglia difficile. Cioè, meglio, è stata facile tipo fino alla fine. La fine esatto, poi era... Gli ultimi due erano incivili, non si poteva Mamma battere. Mia. Mi faccio sempre una risata quando gli sfidanti reactano la mia introduzione. Ah, attenzione. Sei grande tanto quanto il tuo sogno può esserlo. Si è ricreduto. È vero, sì. Cioè, prima all'inizio ho detto figli di puttana, andatene a fanculo, pezzi di merda, vi spacco la faccia per vostra madre puttana. Poi. Sì, ha detto quello. Sì, più o meno. Tieni revive. Che vuol dire tieni revive? No, abbiamo le ashes. Ah, usa le caramelle rare per revitalizzare, non ne ho, ragazzi. Ma tanto abbiamo le ashes, dobbiamo fare solamente più. Più questo super 4 qui e poi siamo a posto, no? Ci sono. Super 4 e il campione. Appunto. Adesso usiamo i revival. Perché devo usare la Sacred Dash? Ah, dici la usiamo dopo. È uguale in realtà. Perché? Perché se la usi adesso teoricamente revivi tutti. Senza. Va bene, però mi piace come item, l'ho usato alla fine. Esatto, è più bello, cioè, capito? Adesso che ci siamo ancora in Super 4 possiamo perderci in chiacchiere mentre revitalizziamo i Pokémon. Sì. Più avanti non si può. Bravo, sono d'accordo con te. Tanto ci rimangono 4 revital, comunque. Ops. Le ho usate, ragazzi, non le ho vendute. Le ho vendute tutto, ma non... Questo si può usare in battaglia, la Sacred Dash? Ragazzi? Tanto salviamo. Sì. Mamma mia. No, che non si può usare in battaglia. Quindi allora la usiamo al prossimo in realtà la Sacred Dash, perché se no i revitalizzanti poi non li abbiamo durante la battaglia contro il campione. Quindi li dobbiamo tenere. Allora, è uguale in realtà averlo fatto ora, averlo fatto dopo, non cambia niente. L'importante è che sappiamo che ora non possiamo farlo. C'è ancora qualche Max Pozza da usare. Usiamo il tutto a questo punto. Aspetta, fammi vedere quanto riesco a riciclare con lui. Vedi che con una pozione ci ho curato due Pokémon. Quasi tre. Sai, da non dare per scontato che siano solo due gli... Che cazzo vuol dire, ragazzi? Voglio proprio sperare che lo siano. A sto punto. Vabbè, noi comunque facciamo il possibile. Ecco, salviamo appena battiamo l'ultimo su quel 4. Sì. Non dimentichiamo. Va bene. Praticamente ne abbiamo utilizzate 3 per 6 Pokémon. Non è male. Adesso recuperiamo gli ultimi due che sono rimasti. Allora. Ragazzi, comunque, ovviamente, se c'è qualcuno che spoilera, bannatelo in modo tale che non possa più e mai più scrivere in questa chat per sempre, per il resto della sua vita. Per i secoli dei secoli. Esatto, amen. Salviamo. Su. Su. Erba, dai. Ma c'è nessuno. Non c'è nessuno, non posso salvare. Ah, sì, posso. È uno nudo? È un tipo nudo. È nudo. È un tipo nudo in mezzo, è tipo Tarzan. Nudi e crudi. Nudi e crudi. Allora io metterei Gurmello davanti. C'è erba. Sì. Oppure Zizza Pizza. Oppure la zizza, ma metterei Gurmello. Giusto, meglio ancora Gurmello. Non ho salvato. Save state. No, hai salvato, hai salvato. Vabbè, save state lo stesso. Non si sa mai. Mi chiamo Sexton Hale, CEO della Man & Co. E l'uomo che sta per bruciarti a terra.
I miei Pokémon batteranno il tuo team con le mie mani nude. Allora questa era lotta. Chi è lui però? Non lo conosco. Cioè non conosco il personaggio di riferimento. Sexton Hale. È tipo folletto. Ok, è acciaio forse? Non ci abbiamo preso per niente. Intimidate. Sicuramente il Pokémon meno adatto, Gourmello. All Might. All Might anche. Lui secondo me non è il fuoco. No, lui dovrebbe essere elettro acciaio. Bulk up? Sì, caro. E andiamo ai Pokémon di tipo sesso. Emerarm. Ok. Allora forse è lotta effettivamente. Dai, ha fatto troppo male questo. Oh! Ah, vabbè, crit. Ho capito però, porca sì, puttana. Sì, è tipo lotta, palesemente. Sì, però... No, ci riprendiamo. Ma c'è un full restore, che faccio? O reset? Sarà più lento di noi? Sì, perché ha Emerarm. È vero. E allora che stai, faccio una cura? Drain Punch. Boom. E adesso esplode. Claude Cast ci dice: mi dispiace Saito, ma questo ti spacca. Un euro di consolazione. Vabbè. Non esplode neanche così tanto. Niente. Vabbè, abbiamo avuto sfiga per il crit. Io ricomincerei. No. Minchia, ma non ci fa niente questo tipo. Sì, full restore giusto per essere messi bene quando manderà il prossimo. Capito. Anche se avremmo potuto fare Drain Punch adesso e vincere. Ok, però capito, voglio fare gli altri bulk up. No, infatti fai bene. Davanti a questo posso bulk upare. Facciamone anche 2-3. Tanto siamo... Ora ne facciamo un altro. E così prendiamo ancora meno. 2-3 in tutto. All Might è troppo forte. Ma? Troppo forte. Bene, secondo... l'ho fatto più. È il momento di ucciderlo. È il momento indubbiamente di ucciderlo. Perché adesso si tira sull'attacco, noi gli facciamo un bel drainpo. Per fortuna che ha fatto due volte Emerarm. Sì. Perché sennò ora era a zero. Sì. Bella, gli ciucciamo anche un po' di vita. Bella lì. Ah, ok, le armi e i cappelli di gioco di Team Fortress 2. Questo è acqua lotta. Benissimo. C'è problema. Porca troia delle coverage di merda. Acqualotta con Desvasit. Con Ev speciali. Desvasit. Fanculo, e facciamo tande. Spaccare la faccia a questo pezzo di merda. È troppo difficile sto gioco. Cioè, perché hanno tutte le cose. Sono tutti forti. Non puoi mai setappare con... Il cecchino dei tuoni che critta! Il cecchino dei tuoni che critta! Ah! Che bello crittare, ragazzi. Ma è troppo... Bisognerebbe crittare sempre. Merda, questo fa malissimo. Allora, questo fa malissimo, ma malissimo proprio. Tra l'altro, se è lotta erba... Sì, ci facciamo un tail glow e poi i bug buzz. Secondo me ci ammazza. Credimi, proviamoci, ma secondo me ci ammazza. Secondo me ci ammazza, perché finora tutto ciò che abbiamo visto ci ha ammazzato. Allora, bagbazzino a sto punto. Finalmente qualcosa va nel verso giusto. Attenzione alla Lo reggiamo. No, non mai. È stabile, non è mai stabile. Nella vita lo reggiamo, questa è la choice band. Vabbè. Ha fatto quello che doveva fare, Desvasito, perché ora entriamo con Windows, Spook Out e vaffanculo. Ma perché tutto ci one shot? Ma non ha senso. È vero. Che senso ha? Sembra che ogni volta che facciamo una kill il gioco si inventi il Pokémon da mandare. Esatto, ho crittato di nuovo. No, cazzo, volevo fare il 70, dai. Ok, questo è... Qui Raidon. Anche lo stesso verso del Kazakistan. No, è erba terra questo, se non sbaglio. Erba terra. No, del genere, erba roccia. Rockizon. Sì, vai. Erba terra, che cavolo.
Gourmet. No, senza pizza. Ah no, senza pizza no. Non mi ricordo se Terra Roccia. No, no, c'è ragione, Terra ci rompe il cazzo. Terra Roccia è un casino. Ma anche Terra è un casino. Non Gourmet, è volante. Allora, senti, ascoltami, tanto dobbiamo morire. Nel senso, dobbiamo usarla ora la Sacred Dash, ora o mai più. Perché poi i revitalizzanti vanno utilizzati durante la battaglia al massimo. Non lo so, Gourmet secondo me può dire la sua. No, Gourmet può dire molto la sua. E facciamolo. Ho paura di attacchi roccia, capito? Eccolo, sapevo io. E quindi questo avevo paura esattamente di proprio questo. Proprio questo. Vabbè, almeno qualcosa è lento. Vedi? Guarda quanto è pesante, è lentissimo. Adesso mandiamo qualunque cosa e lo sciottiamo. Secondo me gli facciamo spook out, poi psichico tipo. Anche zizza pizza, secondo zizza me. Zizza pizza è lenta. Più lenta di crocchi. E lui è erba terra, se ci fa un attacco terra c'è un culo a saltelli. Spook out. E poi psichico. Beh, ne ha fatto abbastanza per essere fisico. Sì. Tiriamo giù, tiriamo giù. No. Daglie! Che bellezza per una Daglie! Saliamo anche di livello. Che cazzo. Lui è velocissimo. Eh sì. Voglio solo vedere una cosa, ragazzi. Faccio un save state perché se scazzassi. Sono curioso di vedere una cosa. Non si può usare in battaglia, se lascio che volevo controllare. Psychic secondo me lo. Sarà anche terra lui? Però non ci one shot. Non ne sarei così sicuro. No, vabbè, chiaramente non ci one shot. Cioè. No, se. Torna sul salvataggio. No, non si può, è barare per questo. Per cortesia. No, no, è barare. Ok, scusa. Vabbè, l'abbiamo crittato anche noi un bel po'. È dai. Giusto. Asvia Demur ci dice: mi guardo sempre le tue live in differita per impegni, ma ora me la godo fino alla fine. And you need to win to keep up our hopes and dreams. Assolutamente. Goditi crit. L'ha fatto il Q. Droppino secondo me. Quindi potrebbe essere terra, visto il male che ci ha fatto. Vabbè, a parte che ha crittato, quindi non è. Proviamo a surfare. Ha jump kick che hitta sempre, ovviamente. Oh! Che cosa significa sta cosa, ragazzi? Come fa a fare così tanto? Ma è possibile one shottare droppino con un attacco neutro? Ma no. Cioè, ma che però cazzo... zizza pizza secondo me lo regge. Non credo proprio, anche perché c'ha il Q. L'ha fatto prima il Q, no? Però non è stab. Questo lo diciamo noi. Dovrebbe essere terra lotta. Terra lotta. Ma questo super 4 in effetti potrebbe. Però non mi sembra terra. Cosa di terra? Questo dinosaurio. Niente effettivamente. Allora, cerchiamo di capire. Cerchiamo di capire. Questo gioco allucinante. È l'ultimo Pokémon senza pizza? No, penultimo. No, è l'ultimo. Ah, il nostro ultimo. Il suo è l'ultimo. Il suo è penultimo. Ah, non è neanche l'ultimo? Ci provo. Afrodite ci dice: ma che sono tutti sti crit? Mica siamo il pardo. No, secondo me non lo reggiamo. Però dobbiamo provarci. Se no ci riproviamo. Ok, conviene riprovarci, ragazzi. Avremmo dovuto revitalizzare il mondo durante questa fight. Non va bene. Farfi... Ma questa cosa ha troppo attacco. Riproviamoci. Vai. E ground fighting con tipo Reckless. Allora, noi cominciamo con All Might stavolta. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Salviamo anche, va bene? No, niente save state, ragazzi. Non facciamo le barate brutte che ricominciamo le cose a mezzo. Dobbiamo fare le cose fatte per bene. Questo è l'ultimo super 4, tanto. Va bene. Mamma mia che fatica. Poi c'è il campione. È troppo bella la musica. Com'era? Allora, ora bullcappiamo. Sì, sì. Sperando non faccia ghiaccio. E poi non ci facciamo ammazzare. E poi non ci facciamo ammazzare magari dal Ice Beam di merda.
della, del granchio là. Sì. Però conoscendo questo gioco sicuramente ci predicta se switchiamo. Perché Ammerar nel terremoto? Non lo so. Vabbè, non facciamoci queste domande. Non serve a niente fare due book up ora che ci penso. Tanto dopo dobbiamo switchare. Sì. Secondo me con questo tanto gli togliamo metà della vita. Cioè, più di metà della... No, invece no. Forse dopo il secondo book. No, dai, vabbè, comunque sti cazzi. C'è un altro Drain Punch. Tanto adesso fa gear shift e siamo comunque più veloci. Vai. Eccolo. E gli facciamo un altro Drain Punch. E poi ce ne andiamo in realtà. Sì. Citrus. Facciamo gli EQ. Non rischiamo. Mi piacerebbe recuperare vita, ma. Sperando lo shot. Che stab. Giusto. Dai. Ora arriva il granchio. Che fa Ice Beam? E sai qual è il miglior coso del granchio in realtà? Sizza pizza. Perché acqua non ce la può fare, ghiaccio non ci fa un cazzo, lotta nemmeno. Sì. E potremmo quasi pensare dei Calm Mind qui. E arrivare magari full con la... Ma vaffanculo, vai! Ma vai a fare in culo proprio. Ci scongeliamo appena non switch. No, vabbè, c'ho il full coso, la full heal, non full restore. No, la uso, cioè, sti cazzi, per la cosa. Il problema, sai cos'è? È che se adesso facciamo dei calm mind, va bene? No, dobbiamo fargli un blast. Lo shottiamo. Posso rischiare. E lui poi ci manda quel coso micidiale. Subito? Secondo me lo manda alla fine. Ma ci one shot. Vabbè, allora facciamogli un blast e basta. Ah, pure. E allora dobbiamo farlo per forza anche al mind, secondo me. Sono troppo forti. No, non sono troppo forti. Più forti siamo noi. È vero, questo è molto vero. Un altro shell smash, porca troia. Oh, vuole morire. Hai fatto calm mind? Sì. No. No. Adesso ha fatto shell smash. Lo so. Pensavo non ne facesse un altro, cioè. Però speriamo di non morire, non è vero. Dipende che c'ha. Se c'è un attacco lotta. Allora, se sopravviviamo. Lo facciamo. Non so se lo reggiamo CC dopo due shell smash. Ah, back crit. Oh, ma stiamo avendo troppa sfiga, eh. Cioè, sarei quasi per resettare, ma insomma, vediamo. Ci abbiamo preso freeze. Facciamoli spook out. No, facciamo... Ah, si dice che spook out muore. Magari se non... E comunque se non muore poi che cos'è? Ice Beam plus combat. No, ma muore. Ha fatto CC due shell smash. Di cui uno bello accurato. Muore adesso, siamo più veloci. Sì. E invece più veloci. No, però. Ciao Saido, come al solito recupero tutto, mi dispiace. Bandana. Ma oggi. Bandana! No. No, ma resettiamo, cioè non ha avuto un cazzo di senso questo match, cioè il freeze crit. Devo assolutamente dire Ash che grazie a lui e al suo Volcarone ha ripreso a giocare competitivo dopo qualche mese di stallo in VGC18. Grazie mille. Ci ho messo l'anima in quel team e sono contento di sentire queste cose ogni volta. Resettoni, vai. Questa è la lega più difficile. Più del campionato del mondo. Ah, siccome io mi devo soffiare il naso, per favore, prenditi il merito di fare dei bulk up davanti a questa cosa. Con la X selezioni. Sì. Detto adesso che non c'è sei donne facciamo le stronzate. Adesso abbiamo fatto il cut, li facciamo prima un drain punch. Eccomi qua.
Puoi tranquillamente. Ma sto vincendo. Cosa cazzo è successo, Arash? Me ne vado un attimo e vedo mai che muore. Il bull cap. Hai fatto 27 bull cap. Vai, vai. Adesso facciamo Dream Earthquake, lo shot. Lo shotterà. Quanti ne hai fatti di bull cap? 2? 1. Com'è possibile che sia 94 di vita? Ho fatto 2 hammer armi. Ah, ok. Vabbè, fai delle punch. Fai. Sì, sempre 2. Ok. Intanto che sei andato io ho preso il controllo. Hai fatto bene, hai fatto bene. Vuoi tenerlo tu? Sì. Vai, vai. Te lo faccio fare a te questo. Shift gear, tanto siamo più veloci. Un altro drain punch ancora. Ah no, hai ragione. Citrus. E Q. Sì, sì. Q uguale a prima. E Q viene giù. Anche lì. Uguale a prima. Fa anche lì. Al controllo, Arash, Arash ha il controllo di tutto. Allora, qui ci prendiamo l'ice beam. E non possiamo prenderci l'ice beam. Non voglio perdere All Might così a cazzo. Con la pizza. Con la pizza, teoricamente, se non ci frizza, poi setappiamo. Però non ci conviene setappare. Anzi, sì, ci conviene setappare. Perché secondo me l'intelligenza artificiale, capendo che Zizza Pizza gli resiste, fa due shift, cioè fa due shell smash. Quindi entriamo. Se non ci frizza, Calm Mind lui fa cazzetto e però si resetta con dopo Shell Smash con la White Herb, poi Moonblast. Subito Calm Mind. Subito Calm Mind, capito? Oh. Oh. Ok, no, sono io il problema. Arash evita il freeze. Sono io il problema, ragazzi. Io oggi prendo solo freeze negli ultimi giorni. Hai visto? E adesso lo inculiamo perché secondo me lui ne fa un altro il turno dopo. Anche e se tu non gli lo fai fa, Moonblast. Lo one shotiamo. Va bene, ma tu gli fai Moonblast. Vorrei un'opinione dal campione, ci dice The Blanzer. C'è una combinazione di tipi ancora non usata che saresti interessato ad usare nel caso di un ipotetico competitivo di ottava gen? Gli vogliamo i bonsai anali. Allora, acciaio, qualunque combinazione sarà sempre forte se il Pokémon è bilanciato. Quindi sicuramente qualcosa con acciaio. Acciaio normale non esiste, vero? No. E vabbè, acciaio normale non sarebbe... Sarebbe la 4 per. Due immunità. Allora ci devo pensare. Fuoco acqua sarebbe fighissimo. Fuoco acqua c'è. Esiste però in VGC non esiste. Eh no, sì sì sì. Hai visto? Che ti ho detto che faceva Dolce Smash? Sì. Lo so. L'abbiamo detto insieme. Lo so. The Doctor ci dice: wow, sono le 8 a.m. in Australia e mi sono appena alzato e voi siete ancora in live. Quanto è difficile questa lega? Troppo! Troppo, siamo al quarto. È troppo difficile! Siamo al quarto Super 4. Adesso sto granchio di merda. Oh. E siamo sopra di un Calm Mind. Dai, altri 4. E Moonblast ha detto. Lo uccidi. Lo uccidi, lo uccidi. Ci uccidi anche lui, probabilmente. Secondo me questo uccide qualunque cosa. Ci fa troppi danni. Prima ha fatto Head Smash, vero? No, ha fatto sempre Rock Slide. Era lui che ha fatto. No, è che noi ha missato la Rock Slide e noi gli abbiamo fatto Mind Blast. Sì. Allora, secondo me Spook Out psichico. Io non penso sia anche veloce sta merda. No, infatti. Guarda, a meno che non sia Scarf. Pesa 800. E se è Scarf? Se è Scarf si fotte. Eh no, se è Scarf ci fotte. No, perché non è stab. Dai, ragazzi, non può one shotarci con Rock Slide, cavolo. O flinci o fai danni, non puoi avere entrambi. No, è Scarf. È Scarf, ma non ci shotte. Non ci shotte. Ma che cavolo! È Scarf, è Scarf. Ma sto gioco non ha senso! È Scarf, tutto è Scarf. Ci uccide in tutti i modi. Va bene, adesso chi mandiamo? Niente, la Madonna, perché c'è. Se è Scarf non lo ammazziamo, in abbiamo un Pokémon che resiste. Manda droppino, tanto è locale. All Might! La roccia la resiste, è vero. E gli bullcappiamo un'altra ed volta anche, sopra. Ed è anche bello ciccione. Facciamo. Bullcappagli davanti. Se gli bullcappiamo davanti a questo e ci riusciamo, è l'unico modo per reggere le botte di quello dopo. Crit, dai, era un crit questo. Sì. Bene, vuol dire che di solito non ci fa così male. Sì. Vabbè. Dai un full restore, non rischiare, dai un full restore adesso. E poi bullcappiamogli davanti. Ha finito gli Ice Beam. Altri esatto. Pokémon che ci possono. E no, mangiare. Capito, quell'altro, la scimmia magari, non ha un cazzo contro di noi dopo 7 bullcapp. La questo scimmia deve proprio morire. Deve morire. Full restore, vai su. Full restore, vai, ne abbiamo ancora 7. Sono tanti però.
Vai, l'ha missata. Altro bullcap. Ecco. Facciamo... Tanto la fa prima lui perché facciamo scatta. Centinaia di migliaia di bullcap. Guarda che quella scimmia secondo me ci sciotta comunque anche tu. Anche... No, abbiamo flinciato. Va bene, finisci i pipì, fa scontro. Ti assicuro che si è visto, ti dice il buon Nerd Village. Hai risveglia, puttana la miseria dei crit della merda. Scusate per la telecamera. Vabbè, oh! Flinch crit, poi... Siamo fottuti ragazzi, non no, possiamo... No, no, vinciamo, vinciamo. Ma basta! Ma sto gioco non ha senso. Tre crit già fatto. Io voglio crepare. No, questa non la perdiamo. Sì, no, però non dire, non, non dire così. Non dobbiamo usare tutti questi strumenti. Porca troia. No, no, fidati, abbiamo le ceneri. Sì, sì. Vabbè. Però deve smetterla di crittare. Dice... Ora, siamo a più tre, siamo a più tre. Dai, dai, picchiamo. Basta morire. Facciamo spell. No, no, lui è erba anche. Dream Punch. Per forza. Dicevo, Nerd Village ti diceva, ti assicuro che si è visto, hai risvegliato il mio ultra istinto del competitivo e eravamo dei tornei. Sai, non mi sono dimenticato di te, ovviamente, i miei hanno mangiato più da pizza sizza, ti ricordi? TTB. Ah, la ricordo sì. Quando me l'hanno detto sono morto dal ridere. Che bellezza. Oh, ha missato la merda. E noi ci riprendiamo anche tutta la vita. Quanti bull cap sei? 3? 3, sì. Spero che non sia fuoco quella scimmia. Lo reggiamo, se è fisica la reggiamo. Abbiamo fatto 3 bull cap. Per Dio. Eccola. Terremoto. Scimmia. Prova terremoto. Che ti devo dire? Ma vai, prova. Se scopriamo che fuoco lo pigliamo. Cosa dice la chat? Ma io non voglio non voglio spoiler. Non chiediamo l'aiuto. Io non a chiedo casa. Mai l'aiuto perché sennò è brutto. Oh, questa scimmia di merda, secondo me, non ha difesa. Quindi terremoto, anche se non è. No, è stato. È fuoco. Lo reggiamo. Non credo proprio. Lo reggiamo. Non credo proprio. Oddio, sì! Terremotagli il culo! Terremotagli il culo, il Maito! Ano a terra! Vibrazioni che si espandono! La scimmia, una gamba dentro terra, viene attirata verso il nucleo terrestre! Quanto stiamo godendo! Anche Droppino sta godendo in questo momento. Sì, però ne mancano comunque 2. Dai, questo è Drago. Questo se gli metti tizza pizza ti fa outrage, secondo me. Ma se fossi... Ma dato che siamo più 3 lo vogliamo, qualunque cosa faccia. Ah, un'altra pozione? Ma guarda che poi non abbiamo più pozioni per dopo. Giusto, hai ragione. Ci servono le pozioni. Tizza pizza, pizza è morta, però. No good. Droppino lo vuole. Droppino lo vuole? Penso di sì. Lasciamo morire Almighty in pace. Dici magari più veloce? No, per tipo. Cosa ho fatto? Va bene, va bene. Ah, giusto, perché X non è B. CC. Madonna che male. Questa potrebbe essere stata la pessima. Sì. Sì, perché se lasciamo morire Almighty. Sì. Assolutamente. Leftover. Non è più veloce di noi sicuro perché Droppino è molto lento. Sì. Sì. Che cosa? È stato un errore. Sì. Perché è come nel DS mai bisogna invertire. Sì, non ti preoccupare. No, no, allora questa però deve vincere. Allora, o gli facciamo fare una... Close Combat tira giù difese, no? Sì. Che abbiamo dietro? Tira fuori Pokémon. Se ci fa. Se metti All Might. Se metti All Might, esatto. Se tu metti All Might. Sì. Muore All Might. Doppio drop Death Sp. Tuono del Svasino. Però lui è Drago. Lui è Drago da merda. È Drago. Ci resiste. Bug Buzz. Vedi, ora era il momento di revitalizzare senza pizza. Ma non voglio revitalizzare. No, perché possiamo revitalizzare? Li abbiamo di revival. Ma poi non ne abbiamo per dopo. Ma abbiamo le ceneri. Ma la cenere la usiamo fuori dal combat e basta, capito? Sì, sì, ma poi ce le diamo tutti.
ma poi durante facciamo la battaglia un plan incredibile. Burmello lo regge un outrage? Burmello un outrage lo dovrebbe reggere. E poi a Brave Bird lotta, giusto, dai. E anche roccia lui, secondo me. No, è drago, è drago. È drago lotta. Quindi Brave Bird, bravo. Sperando che non ci one shotti come qualsiasi mossa in questo gioco. Dai, proviamoci. Brave Bird, fanculo. Brave Bird. Uccello coraggioso, vai. Uccello coraggiosissimo. Non possiamo. Resisti, Gurmo! Uccello coraggioso! Lo carica con le ali, con tutto l'uccello che ha, che sono due. Con tutte e due le ali. Oh, questa è stata la migliore finora. Se vinciamo, non guardiamo vittoria troppo presto. Sì, mo? Manca uno, no? Sì. Molto good man. Metti Desvasito, siamo veloci con Desvasito. Senza dubbio. Desvasito finora comunque non ha fatto niente. È vero. Merda. Ma pure lui! L'unico che non dovevamo mettere, tipo. Vabbè, metti... No, aspetta, Bug Buzz gli fa un casino. È terra-erba, no? Sì. Giusto. Vai, Bug Buzzalo. Sì. Bug Buzzagli la vita a sta merda. Dai, è la volta buona che fai qualcosa di utile per sto team. Ovviamente. Si suicida. Sì, sì, muore. No, ok, perché abbiamo pochissima vita, quindi magari non si suicida. Dire poi. Gortan ci dice: buonasera, caro Sedonia. Siamo tutti in tensione per questa lega che definisce il termine infame. Questa lega mi sta ispirando a non fare gli stessi errori nei fangame. Come giusto? Darli. Però si recupera. Erba. Ci one shot. Liciberry. Però. Revitalizza. Credimi. Se gli predictassimo. No, ma lui non ha usato ancora la ricarica totale. Glielo predictiamo. Glielo predictiamo, ma facciamo full restore sul droppino che ci serve. Ci fa un attacco erba, ci ammazza di legno. Su chi fa. Chi lo tagliamo? Sto pensando. O Burmello, che è il suo check perfetto. No, Ned Smash, no, niente, scherzavo. Lui è lento. Il Rocky Helmet lo ammazza. E noi revitalizziamo, boh. Un'altra volta Desvasito. Però poi Niente, come prima. Ci distrugge tutto. Però teoricamente ci fa un attacco erba. Si becca il Rocky Helmet. Ma tipo aspetta. Adesso attacchi. Ah no, dobbiamo revitalizzare Desvasito. Perché se no rischiamo. Perché se no la cosa che ci starebbe sarebbe tipo adesso attaccare. Se lui si riprende la vita. Sì, e poi sì. Però se sbagliamo ci ammazzi. No. Non rischierei, siamo arrivati fino a questo punto. Ma il fatto è che se non facciamo così, come vinciamo? Ma se noi revitalizziamo Desvasito? Sì, lui ora si riprende, okay. Poi ci ammazza droppine, Desvasito non lo. No, revitalizziamo anche Windows. È l'unico modo, cioè, ragazzi. E poi andiamo con due revitalizzanti all'ultima fight. Che sono quanti ne abbiamo usati ora. Va bene. Preferisci giocartela safe? Sì. Io avrei rischiato e avrei perso. Se si riprende sarei stato Dio. Eccolo. Sarei stato. No, ma si riprendeva sicuro. Quello non è quello il punto. Tra parentesi, abbiamo almeno delle mosse che l'avrebbero. Un altro revival, sì. Per forza. Su Windows. Vai. Va bene. Ora si becca il recoil. Questo gioco è allucinante comunque. Questo però era l'ultimo di Super 4. Vai Desvasito. Beh, che dire, ma Sidonia, un bovino non coraggioso e vigliacco. E i dentisti alcolizzati raccomandano la birra per non perdere lo smalto. E i persiani usavano gli arazzi per fare i bombardamenti a tappeto. Che dire, fra, this is our last show. Mamma mia, sì. Ti prego, crittalo. Sapevo io. Gli ha fatto un casino. Però forse sarebbe morto di recoil. Col senno di poi. Sì, secondo revive l'abbiamo sprecato. Vabbè, capita, sbagliare uno. Passa.
Un grande show fino a qui, ragazzino. Adesso ti manca il campione. Allora, signori, abbiamo due rivitalizzanti. È Trita. È molto Trita. Salve. Ah no, avrei perso, è vero, Ferdi. Avrei perso. Sacre ceneri. Cercastelli ci dice, in visita del campione... Cazzo è successo? Io non ho premuto niente. Ah, ok, vabbè. E in vista del campione arriva anche il vostro Cercastelle, cari Saidonia, per donarti un più 3 di attacco e un po' di forza del re. Ma noi qui abbiamo le sacre cenere. Grazie Cercastelle per la tua donazione. Ma guarda la sacra cenere, che rialza tutti quanti i nostri eroi. Ora salvo. Guarda i nostri eroi. Guarda i nostri eroi che si rialzano uno a uno per l'ultima battaglia, Arash. Per l'ultima battaglia. Speriamo l'ultima. Sennò è un casino. Per l'ultima battaglia. Per l'ultima battaglia. Aspetta, i pippi. Salvo! I pippi! Non mi ricordo manco quali cazzo sono. Aspetta, segniamoceli. Drain Punch, dobbiamo ridare. Bulk Up va bene anche a 10. EQ Bulk Up sicuramente. EQ Bulk Up. Aspetta, EQ Bulk Up Bug Buzz. EQ Bulk Up Bug Buzz. EQ Bulk Up Bug Buzz. Luca Tex ci dice Zawardo. Hai battuto due incubi con Huge Power e No Guard. Ti meriti un altro euro. Siete stati bravi, ma è finita. Vi osserverò dalla sala d'onore ancora dolorante dalla mia battaglia dell'altro giorno. Ah, quindi tu l'hai già finito, Cloudcast. Allora, Bulk Up e Q. Poi abbiamo detto Bug Buzz. Ho capito, ragazzi, che devo salvare. Madonna, quanto siete pesanti. Diteglielo. Quando fate così. Gliel'ho detto mamma già io tre volte. Quanto hanno siete ragione. Pesi. Hanno ragione. Comunque Farfintron era focolotta e hanno guard, quindi non missa. Un jump kick manca a morire. Minchia. C'aveva no guard quello, quella scimmia. Quindi non ci missava mai dei jump kick. Ma la cosa più impressionante era il Drain Punch e non Bulk Up, giusto? Vabbè, sti cazzi, tanto abbiamo 700. I pp non ci mancano. Drain Punch, vai. Beh, ragazzi, mi rincoglionite quando scrivete sempre la stessa cosa, davvero. Ditegli di salvare, ragazzi. Non salva. La scalinata dei campioni. No. Il rivale questo. Lei? Ah, ok, una tipa. Mi ha distrutto, cazzo. Ma che cazzo guardi? Almeno il mio team è curato. Merda. No. Saboterò la tua run. Vedi, almeno hai salvato. Ma questo non... Ma dai, ma che cazzo mi vuoi dire? Bulk up. Bulk up. Anche perché c'è Intimidate, sta merda. Tanto lo vogliamo. Però faccio fuori con... The Lancer ci dice ed ora ci si prepara per l'ultima battaglia e quindi ora ci si prepara a piangere lacrime amare, riferendomi pure al campione. Te l'avevo detto che era una cosa sbagliata. È tutto sbagliato. E va bene, shift gear. Tanto io sto bulkappando. Cazzo me ne frega. Ora terremoto? No, rischiamo oltre. Lui fa un altro shift gear e muore. No, secondo me ora attacca lui con psycho boost. E invece no, hai ragione, bravo, infatti non sei il campione mondiale a caso, cioè nel senso. A volte la skill è anche sperare. Scusami, che gli delle altri cazzate. Esatto. Che gli altri facciano ste cretinate. Dai. Benissimo. Dai, ce la gestiamo. Abbiamo già buttato uno. Merda. È Windows. Va bene, ma sciocchiamo pure lui. Accidenti a me a quanto sono stronzo. Io no, qui dobbiamo resettare. Rinizierei. Sì, cioè non possiamo.
Peccato, eravamo partiti bene. Vabbè, sappiamo cosa dobbiamo fare. Eccoci qua. Vai, Giorgio, vai. Sì, ma servivano più soldi qui. Vai, buca. Incappiamo. Sai che facciamo? Terremoto. Parte terremoto. Quando entra dentro Dauster facciamo... A parte facciamo una full cap, no? Va bene. A più due secondo me terremoto scotta, più uno. Capito, non lo so. Quello ha un sacco di peso, magari. Dicevo, facciamo... switchiamo anche noi Windows e gli mandiamo... Facciamo un break punch, così esatto. Sì. Gli mandiamo anche noi Windows, lui ci fa Ice Beam sopra. Ne andiamo di spook out e lo sciottiamo per 4x. No, andiamo di qua adesso. Sì. Ha fatto uno shield here. Ci può far più male. Sì. Non conviene più. Cioè, andiamo di qua, cioè, no, lui piace farne due di filo e farsi ammazzare. Sì. Va bene, mi piace un sacco sta cosa. Sì, spero anch'io Noxel che il rivale ci curi dopo la lotta, cioè. Ma voglio superarlo. Cioè, se non è veramente... No, secondo me no. Che secondo è uno me stronzo. Anche cioè, ci sta giocando contro noi per sabotarci. Esatto. Se ci cura è scemo, cioè. No, sì. Ok, scambiamo. Ah, Shadow Tag. E perché il nostro non ha Shadow Tag? Si può fregare. Il nostro ha Cursed Bite. Vabbè, niente, quindi muore All Might. Vabbè, allora niente, dobbiamo perdere ormai in modo o nell'altro. Non potevamo lidare in un altro modo. E con chi? Con Tizia Pizia. Però no, è fisico quell'altro. Fa Shift Gear. Però. Con due Flame Trower, dici tu? No, perché poi ci fa zenere. Vediamo che succede, ok? Vediamo che portiamola prima in fondo e vediamo che succede. Sì, dai. Tanto questo muore, ok? Sbim, ciao. Questo Pokémon è Gengar. È un misto tra Hunter e Gengar. Cioè, le stesse cose. Vabbè, vediamo chi è il migliore. Lo one shotteremo. Fanculo, vai. Certo che lo one shottiamo. 4x. Cazzo vuole fare contro il nostro Windows? Ma che voglio capire che squadra ha. Oh, Drago Fuoco questo. Drop pieno. Drago Fuoco speciale. Drago Fuoco possiamo anche metterci lì. Windows non ha Calm Mind. Windows ha Calm Mind, sì. Drago Fuoco speciale? Forse sì. Va a provare? Fare Calm Mind. Ma che senso ha? Dopo, senza crit. Dopo Calm Mind. Secondo me Windows... Secondo... No, secondo me sono loro che c'hanno tipo 252 V apposta. Sì, ma comunque, perché tutto ci one shot? Senza fizzi. Però anche... Sì, sì, vai. Sì, per forza. Facciamo anche un po' di calmare. No, droppino. Andiamo sul safe play. Drago acciaio ci dicono, tra l'altro. Ops, ho pigiato per sbaglio la velocizzazione. Ma Zizza Pizza lo wallava, scusa. Drago acciaio? No, acciaio ci fa per uno. Minchia, però quanto ci fa male sta merda. Dai, ma cosa significa sta roba, ragazzi? Cioè, sinceramente, cosa significa? Intanto non abbiamo neanche mossi super efficaci. Calm Mind ci shotta uguale. Cosa avrà? Avrà Flash Cannon? Ha fatto Dark Pulse perché è stupido. Ma quanto cazzo di male fa anche solo con Dark Pulse? Mega Launcher di abilità. Oppure semplicemente è rotto perché in questo gioco tutto lo... Facciamo un altro Calm Mind, per favore. Possiamo? Sì, sì, prego. Niente, Flash Cannon, siamo morti. Ma no, è neutro, però cioè, ci fa malissimo. Ma... cioè... Ora gli diamo una pozione a... a lei, lui ci fa un altro attacco e muore Life Orb. E vediamo che succede. Cioè è l'unica, ragazzi.
Sì, ho capito che ha la life orb, ragazzi, ma non sono normali questi danni. Cioè, non sono normali manco un po'. Allora. Odio questo gioco. Anche io. Ma sono arrivato alla fine e devo arrivare fino in fondo. Ok. Ha veramente Mega Launcher, ci leggo. Ci dicono. Ma per forza. Guarda che cazzo di danni ci ha fatto dopo due calmai. C'è un terzo calmind. Sì. Tanto lui ora o si riprende o si ammazza, secondo me. E allora facciamo Moonblast, scusa. No, per Drago Acciaio. Calmind. Ha fatto Flash Cannon, ci la merda. Andiamo dopo. Con un'altra pozione. Lui sicuramente dietro avrà un attaccante fisico. Attenzione, che ci, però. Che ci distrugge. Hai ragione anche tu. Sai cos'altro potevamo fare? Softball, sì, era una cosa più intelligente, forse. In realtà si bugga quando succede questo, quindi non facciamo nessuna mossa. Si è buggato, si bugga questo gioco, vedi che non abbiamo fatto nessuna mossa. Lui comunque è buio. Teoricamente la volata. No, no, che puttana. È Sans. È Sans, è vero. È lui. Vabbè, portiamo in fondo sta fight. Non l'hanno messo in Smash, ma l'hanno messo in sto gioco e ci ammazzo. Dicevo, portiamo in fondo sta fight. Sì. E vediamo se riusciamo. E vediamo che succede. Però secondo me ci uccide. Sì, anche secondo me. Che tipo è? È buio qualcosa. Ok. Ok. Buio ci ammazza perché vabbè, perché tutto ci ammazza. Ormai è la regola. No, invece no. Desvasito se la porta a casa questa. Attenzione. Incredibile. Citrus Berry. Dai, ancora. Io voglio capire se ci... se ci curano. Mio, ancora buio. Lui è di tipo fuoco. E buio anche. Niente, pensavo di essere più veloce. Siamo morti, mate. Siamo morti davanti al drago cannone. Ci siamo fatti ammazzare gente dal drago cannone e non dovevamo fare. Ma niente, ammazza il drago cannone. Last98 ci dice: belli, ci si vede a Milano, che la cloveranza sia con voi in questo fantastico finale di una divertentissima quanto ignorante serie. Se ci riusciamo a arrivarci, ragazzi, è enorme questo, è lunghissimo. Ok. E ci ha fatto più di metà. No, meno di metà ci ha fatto. Quindi potremmo boilare in teoria. Riproviamo. Ragazzi, non ha un benché minimo senso questo gioco. Cioè, non ha no, aspetta, però non possiamo più partire. Sì, con... Ferdi, voglio sapere se mi cura o no, per favore. Voglio sapere se mi cura o no. Per cortesia, perché altrimenti cioè diventa veramente complessa come situazione. Possibile. Comunque secondo me la lega è crit alzati, cioè non ha senso. Ferdi, ma non me lo potevi dire tipo prima, non entrare nella lega con così tanti pochi soldi. Cioè se non ti cura, ragazzi, è veramente difficile. Non ti cura, secondo me non ti cura. Mi hanno detto di no. Dai, non ha senso. Però non possiamo farcela con coso davanti. Ah no, vabbè, ma quanto ha 200 Pokémon con attacchi fuoco, il drago cannone pure lì, diciamo. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Boh, contro lui è Bulka. Dobbiamo accettare. E poi ci ammazza per lui. Ah, che mentre sprecavo i revive, quali? Quali revive, Ferdi? Quali revive abbiamo sprecato? Che avevamo una squadra underlivellata anche a via vittoria. No, no, ce la facciamo. Intanto... Look up! Tanto lui, se no, come lo vuoi ammazzare? Cioè, no, aspetta. Più che altro, se lo volevi ammazzare con qualcun altro, ve l'hai dato in un altro modo. Resettiamo? Ma aspetta, con chi? Chi altro lo ammazza? Allora, o resettiamo. Nel senso, o resettiamo... O ci fermiamo e cominciamo da capo. Ma ricominciare da capo... Finiamo tra due giorni. Esatto.
Il nazionale, l'internazionale non lo facciamo. Mamma mia. Evirad ci dice una domanda per il campione: come si inizia nel mondo del competitivo, meglio da dove? PS, tifo per voi, ma sta lega la vedo veramente dura. Più che altro in una sola live. Cioè è fatta apposta probabilmente per essere retraiata più volte sta roba. Allora, nel mondo del competitivo devi cercare di andare ai mondiali e vincere. E quando inizi, per diventare bravo è molto semplice, devi fare più tornei possibile, devi giocare il più possibile e si riduce a quello. Molto banalmente. E poi niente, poi diventi forte e vai a vincere il mondiale. Ha senso. È giusto. No, stavo pensando a un'altra cosa. Dopo lo spettro, chi mette il figlio di puttana? Quello dipende da chi abbiamo noi. Lui che cosa ha messo prima? Quello buio? No, il cannone. Il cannone, se non sbaglio, è stato il terzo. Sans dopo. Il concetto è questo. Ah no, però non lo reggiamo il drago cannone con All Might. Se no gli mettevamo la bacca contro le Ice Move. Ah sì. Sì. Però è anche vero che dopo ti manda comunque il drago cannone. E il drago cannone ti incula malissimo. Sì. Ma non abbiamo nulla contro il drago cannone. Drago acciaio è abbastanza rotto. È Dialga. Sì, ma con Ultra Launcher. È Dialga che mena di brutto. Allora. Io comunque la bacca gliela metterei, così almeno facciamo fuori il coso. Però. Boh, vabbè, possiamo provarci. Però... No, non voglio cittare Ferdi, non ancora. Voglio cittare solamente se è necessario, ai fini del fatto che purtroppo non abbiamo più giorni per finire questa serie. Tutto qui. Non è. Se no vi avrei detto, ragazzi, ci abbiamo provato oggi, ci riproviamo la prossima volta. Ma oggi è l'ultimo giorno in cui possiamo giocare a Clover. Adesso mai più. Boh, non so. La bacca io gliela darei. Più che altro perché ti vengono in mente altri Pokémon che ammazzano il suo primo. Cosa? Ti vengono in mente altri Pokémon che ammazzano il suo primo? O diamo le Quick Claw a qualcuno. E aspettiamo che procchi. Dai, fa, a sto punto. Quello che non voleva cittare. Vabbè, questo non è cittare. Questo è riprovare e riprovare finché non funziona. Proviamo così. Ok. Book up. Davide Di Fabio ci dice: posso far notare il Pokéfail? Quando perdi il match non finisci direttamente al centro Pokémon. E allora è JoJo dopo la sconfitta che ci fa ancora lì. È vero. Hai ragione, sta cheatando. Shift Gear, tanto ne fa un altro adesso, no? Noi facciamo il Q. Lo andiamo a fare. Gli hai dato la bacca? No, gli ho dato la Quick Claw. Ah, sì. Guarda, aspetta, tolgo la suspense. Sto velocizzando, dai! Niente. Riprova. Ah, dici finché non lo battiamo. Non era quello che volevi fare. Rottura di coglione. Però con il save. Per risparmiare tempo. Ah. Sì, ma... Senti, vuoi finire oggi? Hai ragione anche tu. Allora, però non ho messo lo strumento. Credo, non lo so, controllo. Ragazzi, mi sta rincoglionendo. Oddio, che cosa è successo? Ha dato errorissimo, tipo. Allora, io ho dato lo strumento. O se no gli diamo la sash. Però, come facciamo? No, non la diciamo. Quicklo, give. Vai, salviamo. Ok. Mamma mia, non ha senso sta cosa comunque. Cioè, non ha benché minimo senso. Dai, full cap. Allora, proviamo a velocizzare questa parte, perché è veramente assurdo. Adesso non so se lo reggiamo, sai. Però... Aspetta. Oh. Vediamo se lo reggiamo. No, aspetta. Quicklo! È partita! Però non si è attivato Quicklo. Più che altro.
E sti cazzi. Ma non si è attivato qui? Che primo try. Non abbiamo neanche cittato. Non sprechiamo questa occasione. Abbiamo... ma noi volevamo cittare. adesso... Allora, 144. Com'è felice che allora, l'Izak Bar sarà sicuramente più forte di noi, ma noi adesso possiamo calmandare a dovere. Prima che entri il drago di merda. Sì, prima che entri il drago merda. Però lui c'ha... No, ok, ok. Lui è drago... Drago fuoco. No, è... And again, and again, and again, and again, and again, and again, ci dice Leo Poldo Spagna. Grande, Leo. No, stavo dicendo, no, lui è fuoco buio. Ok, uguale. Che non è manco stab. Dai, oh, ora ne settiamo 7. Finalmente un Pokémon che non ci uccide con qualsiasi cosa. Ora ne settiamo 70. Ma poi entra Sans e ci fa terremoto. È vero, Sans è un problema. Sans di merda. Sentite ragazzi, io un save state. Soft boiled. Aspetta, però aspetta. Fammi fare un save state, non si sa mai. Non ci one shotterà Sans. Facciamo Sake al Mind e poi facciamo Soft Boiled e poi ammazziamo lui e Sans non ci può one shottare. Io farei un Soft Boiled ora conoscendo questo gioco, perché se noi flinciamo per 7 turni. Intendo, alla fine l'importante è farlo. Dai. È la pizza con le uova. Eh beh certo, buona. Allora. Dai, ancora, ancora. Ancora Calm Mind, direi. Quante ne abbiamo? 3? Ragazzi, siamo a più 3? Non avete velocità X o porcate simili, scrivono? No, le abbiamo vedute tutte. Guarda che quelle sono utili un bel po', non erano da vendere. È vero. Dai, dai, stiamo calmando. Quelle sono utilissime, cioè... Sono tra gli oggetti più utili nella partita. Nella puntata di oggi è Jojo rovina la live. È vero, cazzo. Megalovania, portami via. Guarda che però sì, qua se andiamo a più 6, se Sans non ci ammazza abbiamo vinto. Eh sì. Vedi, qui serviva stockpile. Ma poi non ammazzavamo niente. È vero. In questa lega poi. Sì, poi ci crittavano. Ora più 4, quindi ora più 5. E adesso la prossima più 6. Poi soft boiled. Che non si sa mai. Perché dobbiamo arrivarci a full vita da Sans. Sì. Gortan 300 ci dice entra Sans che fa la Fortnite Dance. Sicuramente. Vai. Ok. Non sento le bestemmie di essere pedera fin da uni, Marash. Non ti ho mai fatto i complimenti per quella Z sorpresa che ci hai mostrato al mondiale, forse tra i momenti migliori. Grazie vero, mille. Vero, concordo. Sono contentissimo che sia piaciuto. Oh, muori lì, Jack Bardi, man. Ora dipende tutto da adesso. Dipende tutto da Sans. Dai, non ce la fa Sans, cazzo. Non è stab. Eccolo. Eccolo, Sans. Non eravamo full vita prima, però, vero? Ma noi abbiamo leftovers. Sì. Ma non eravamo full vita prima. No, non mi sembra. Anche perché Sans non... Non è terra, non è terra. Allora facciamogli sto. Sì, muori! Aveva crittato! La zizza! Le zizzette che salvano adesso tutto! Adesso ci dice che non può morire perché save è già state, morto. Save state, save state. Tra l'altro stiamo facendo 27 save state e sta andando tutto bene. Due Pokémon mancano. Quando gli abbiamo outspeedato magicamente... Questo è veleno, questo dobbiamo switchare. Questo è veleno. Ma siamo a più 6! Ma è veleno, è fisico! Ok. Allora, ora switchiamo, ascoltami. Non abbiamo fatto fuori Sans però. Droppino. Mettiamo droppino e questo lo incula. Sans non può morire. È già morto. No, dopo c'è il drago. Quello è già morto. Dopo c'è il drago. Dopo dobbiamo capire che fare con il drago. Ok? Sì, sì.
Ma che cazzo sono? Ma vaffanculo, mi hai rotto i coglioni, tu e sti crit, subvoliamo. Oh, vai, super power, bravo, bravo, bravissimo. Aspetta, però, se ci fa un bel po' di super power possiamo rientrare con Zizza Pizza poi. Vabbè, scherzavo, che cazzo mi metto a dire ste cose io? Cioè, che cazzo... Anche perché è veleno, poi cosa gli farei? Ma tira giù la... anche veleno lotta. No, questa cosa non doveva accadere. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, ragazzi. Cioè, non deve accadere questa morte. No, è vero, se non ci cura, scusa. Di sette, cioè... Se lui fa lo stronzo, facciamo gli stronzi anche noi. Allora, intanto mettiamo Gurmello, ok? Che ha molto più senso. Sì. Sì. Che sennò facciamo puttanate. Mettiamo Gurmello. Che poi però deve resistere a un super power. Ma sì, ma è volante, è veleno. Giusto, hai ragione. Cioè, sì, sì, perfetto, lo vogliamo. Facciamo... Uccello coraggioso. Dai. Se no, è un veleno. Po' di sludge bomb. Ma è veleno. Lo so, ma poi ci ammazziamo pure noi. E non importa. Lui... Facciamo uccello. Facciamo uccello coraggioso. Ah, giù. No. Te l'ho detto. Lo so, però, non lo so, Gurmello mi sembra uno di quei Pokémon che non fanno danno. Insomma. Perché? Cazzo, Glary. Vabbè. Ariuccello coraggioso. La smetto di farmi domande su questo gioco. Devo accettare il fatto che non ha senso. Il problema è che ora arriva il drago. Bianco, occhi blu. Che però, secondo me, stronzo com'è. Io piuttosto. Lascerei morire Gurmello? Però poi dobbiamo farci il campione con un solo Revital. Gli avrei dato vita prima di farlo fuori. Perché così eravamo messi bene contro il drago. Hai ridato vita a chi? A Gurmello. Prima, perché adesso c'è, cioè, anche se lo curiamo, quello ci ammazza con Dragon Ball. No, questo sì. È per capire. Non è morto nessuno ancora. Potremmo dare una full cura a Zizza Pizza. Ma viene ammazzato uguale. Senti. Prima sbaglio. Usa Toxic su Drago Acciaio. Saluto. O lo sediamo una volta che muore Gurmello. Andiamo al campione con un Revital e vediamo che succede. Tanto Desbassito finora non ha fatto nulla. Solamente che poi andiamo senza revitalizzanti a quel punto. Va bene, però meglio di niente. Meglio che non andarci. Aspetta, lo diamo di nuovo. Secondo me può succedere qualcosa di migliore. Che noi paralizzati possiamo rerollare la fortuna. Ah sì, secondo me sì. Andiamo a switchare però. Sì. Scusami. Basta. Scusami. Allora, breverdiamo qui. Mai che noi ci capiti un crit quando serve. Adesso facciamo soft boil finché non siamo in salvo. Ma lui ci fa glare. Ma che cazzo è sto crit, mo? Ok. Boiliamo. Ok. Boiliamo. Facciamo altri 10. Ariboilanza. Ok. Ancora uno e poi uccello coraggioso. Qui la Valiant ci dice: comunque sono sicuro che quando vedete il campione non crederete ai vostri occhi. In tutti i sensi io vi ho avvertito. Va bene. Sì, anche perché a sto punto direi che ci arriviamo al campione. E c'hai Pokémon al 100? Cioè, conoscendo il gioco. Brave Bird o Sludge Bomb? No, ce la facciamo. Mi sembra di stare in quella puntata di Futurama in cui Fry riavvolge il tempo di continuo mentre si sta per schiantare dal grattacielo. All around me are familiar faces, totalmente. O in Doctor Strange. È vero. Il campione è molto peggio, dice Ferdi. No, non è vero.
E mo? O diamo una cura a Zizza Pizza. Usiamo uno dei full restore che abbiamo. Sì, ma Zizza Pizza ci muore. Perché? Ci fa cannon flash. È vero. E come l'abbiamo ammazzato prima? Perdendo 4 Pokémon. No. Hai Pokémon quasi al 100? Come hai Pokémon quasi al 100 la Lega? Senti, una cosa alla volta. Adesso facciamo fuori i cannon hands. Ma abbiamo qualcosa che la uspida almeno? Dai, almeno quello. Aspetta, intanto salviamo uno state in, questo, sì, in questa situazione. Sì, ecco, mi sembra un'ottima idea. E cerchiamo di capire cosa si può fare. Zephyr ci dice: Dormammu, sono venuto a parteggiare. Esatto. Dormammu, I come to bargain. Dormammu, I come to bargain. Allora, Toxic. Ma perché la gente chiede di fare Toxic? È fissata con Toxic. E hanno ragione, Toxic è una gran mossa. Io farei Lich Seed davvero, ragazzi. Ma il fatto è che come lo facciamo? Ci facciamo ammazzare due Pokémon per farlo. L'alternativa, qual è il tuo plan? Qual è il tuo game plan? Non c'è. Ma più che altro, allora, una volta che facciamo Lich Seed, poi come rimaniamo in vita? A questo punto il Chaos ti mette in campo al Chaos livello 100. A questo punto il campione ti mette al Chaos livello 100, che usa uomo esercito di Mewtwo per cambiare la lastra tenuta ad essere sempre super efficace. Ci sta. Senti, io provo sta cosa, aspetta. Io voglio provare questa cosa, ok? Vedere che se succede. Funziona, i fini giustifica i mezzi. Il campione ha tutti i Pokémon che fanno Quiver Dance Z. Giusto. Ah, ecco come l'abbiamo ammazzato, si è ucciso da solo con la Life Orb. Sì. Beh, allora non era male, però. No, vabbè, Zizza Pizza, magari un Flash Cannon lo regge. E noi che gli facciamo? Lancia fiamme. Sì, no. Un Blast. Magari gli... Calm Mind. Dipende, se abbiamo 200 cose per riprenderci vita, posso. Calm Mind, Calm Mind. Vediamo intanto di portarla in fondo e capiamo cosa succede e che cosa abbiamo davanti di là. Da un cazzo di senso sta fight, ragazzi. Vabbè, e ora la pozioniamo. Tanto voglio dire, dobbiamo capire innanzitutto cosa c'è dopo. Secondo me il save state qui ce l'abbiamo. Ti diverti a usare l'occhio di Agamotto un sacco, ragazzi. Viva l'occhio di Agamotto. Magari fa Dark Pulse ogni tanto. Sì, è l'unico. Ecco. Sì. Ora Moonblast. Ora Moonblast. Sì. Sì. Aspetta, in sto gioco Flamethrower è a 90-95. Vabbè, sono tutti e due 95, in teoria Moonblast è Flamethrower. No, Moonblast è 90, non so. Moonblast è 95. Sì. Vabbè, facciamo Moonblast. Eccolo. Ma dobbiamo reggerlo questo. E dobbiamo anche fare quello. Okay. Abbiamo ret. Su. Almeno grave, difese basse. Non credo, francamente, conoscendo il gioco di merda. No, sapevo io. Un'altra pozione. Vabbè, ce la possiamo fare, cioè con le pozioni muore da solo. A meno che non usi il full restore. Però noi abbiamo finito le cure. Avremo le bacche poi per curarci. Dai, vediamo dopo. Intanto facciamo fuori lui. Esatto, sono d'accordo anch'io. Un modo lo troviamo. Aia. Un'altra volta. Ce le fa usare tutte. Com'è che ci ha fatto così poco con Flash Cannon ora? Cioè, così ne reggiamo anche un altro. Ci ha fatto... Oddio, non so se lo reggiamo. Però vabbè, al massimo siamo revitalizzanti su Zizza Pizza. Sì, sì, Moonblast. Fanculo. Dai, qua, abbiamo vinto. Perché? Non lo so, perché è stupido. Dai, vediamo cosa c'è dopo, ragazzi. Che vi devo dire? Ok. Va bene. Ce la possiamo fare, secondo me, arrivati a questo punto. Andiamo di Citrus a Nastro. Bene. Affanculo il JoJo di merda. Ci hai rovinato tutto. Ci eravamo fatti i conti. Tieni, prendi questo. Ma che me ne faccio di un Max Elisir? Perché ce l'ha dato? Sì.
Allora, la situazione è questa, Arash. Noi abbiamo un rivitalizzante comunque da usare, attenzione. E lo usiamo. E lo, no, uno dico durante la fight del campione. Ok. Poi save state in un altro slot ancora, perché poi magari... Ah, ormai non salviamo neanche più. Sì, sì, ci ripensiamo. E bisogna capire che Pokémon ha, capito? Allora, intanto andiamo a vedere le bacche che abbiamo. Tutte, le citrus. Le citrus curano fuori? Dovrebbe. Sì, voglia. Vai, vai, andiamo di citrus, è tutto spiano. Dai, 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 pensiamo peggio. Oh, sì, sì. Possiamo curarci. Abbiamo ancora citrus? No. No. Aspetta, però ce ne sono forse altri. Sì. Aspetta, gli apapa quelle là? Si possono usare in partita? No. Ah, ma a parte che poi in sto gioco danno pochissimo, non sono quelle potenti. Quindi abbiamo le pozioni, qualche tipo super pozioni, quelle lì. Usa le Aguav? Dove sono le Aguav? No, sono quella che non si possono usare. Sono le baccone. Sono le future baccone. Vogliamo dargli la Aguav? No, ma... Cioè non lo so se in sto gioco sono baccone oppure se danno tipo pochissimo. In teoria in Rubino è... davano pochissimo. Vabbè, proviamo con All Might, con All Might mezzo morto e vediamo che succede. Però non possiamo lasciare All Might mezzo morto, è il nostro migliore. Non ricordo una tale frustrazione dalla cattura di Lugia del live di Argento. Comunque a questo punto è evidente che o il gioco che gioca in stile di DLC o le genitrici di chi hai dato questa lega sono delle grandissime persone. Vabbè, dai ragazzi, facciamo l'ennesimo save state e vediamo che succede. Dai, 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 dai. Eder Crybaby ci dice il campione sarà una double e avrà la switch. Non credo. Ma è casa mia. È mia madre il campione. Non ditemi che è mia madre il campione perché è bellissima come cosa. La mamma è il campione. È la casa dove è finita? Non lo so. Era una trappola. Ehi, bellezza. Come stai, dolcino? Mi sembri confuso. Dov'è il campione? Lo stai guardando? Scusami per averlo mantenuto come un segreto, ma tua mamma è un grande allenatrice, è una grande allenatrice. Ti ho seguito per tutta quanta la tua avventura e vorrei farti sapere che non sono mai stata così fiera del mio piccolo ragazzo. Catturare Pokémon, collezionare medaglie, combattere i tuoi rivali, distruggere le macchinazioni del team malvagio. Mi ricordi di me alla tua età? Beh, sei pronto? Io non credo che siamo pronti, però... Aspetto questo momento da 10 anni. Tua mamma. Nana, mia mamma, guarda che gambe c'ha. Champion your mom. No, c'è Zizza Pizza, mia mamma. Con Water Absorb, ricordiamoci. Un nano. Guarda, l'hai visto che danno che una gamba aveva. Calm Mind. No, no, non regge niente sto Pokémon. Anche dopo Calm Mind secondo me ci one shot. Calm Mind, Calm Mind. Beh, siamo morti. No. Incredibile. Quanto Calm Mind? Che oggetto abbiamo? Niente. Come tipo, niente? Se non sbaglio abbiamo consumato la bandana, tipo. No, la bandana non si consuma. Ah, non si consuma? Allora niente, abbiamo ancora Focus Band. No. Altro Calm Mind, dai. Se no... Due... Lei è bulky, eh. Lei è stra bulky. Va bene. Se magari mi sta fare questo. Magari mi sa quello dopo. Ora facciamo un altro Calm Mind. Sì. No. Cosa facciamo? Reggiamo, cioè nel senso, non reggiamo un altro Fire Blast. Cioè poi possiamo attaccare una sola volta, adesso possiamo attaccare due volte. Ma poi gli diamo una pozione. Allora ok. Cioè, capito? Sì.
E poi ci facciamo tutta quanta la lega con lui. No, in realtà no, perché il prossimo che entra sarà il canterone, però sì. Tanto è per scoutare, questa qui è per scoutare i suoi Pokémon. Certo, certo. Anche io faccio sempre così ai tornei. Scout, Faccio una di prova. Raga, questa è di prova. Merda, Moonblast. Vabbè, ci dovrebbe far meno male. Quindi. Sì. Ti dico? Sì. The Confusion, signori. La confondenza. Mi sa solo uno. Un altro calmai? No, è troppo rischioso. È troppo rischioso. Perché critta? Picchiamo finché possiamo qui. Picchiamo finché possiamo. The Confusion. Tanto sappiamo che questa lotta si può vincere così. Siamo più veloci. No. No, non lo siamo. Non lo siamo. Siamo più veloci. Fanculo, siamo più veloci! Sei cazzo! Sei cazzo Windows! Forse ce la facciamo. Senza nemmeno cheatare. Ma? Solo un 70 save state. Sì, ma non li abbiamo usati. No, sì che no, li abbiamo usati, sì. No! Sì. Merda. Cane al 99, che cazzo significa? Ma c'è Clans! Perché ha un cane al 99? Vabbè, lì Seed. Ma c'è un Speed, ci ammazza. Abbiamo perso. Ma che cazzo facciamo? Ma è fatta per perdere sta fight, è fatta apposta. E ci uccide di mazzate. Lì da col tuo cane, è vero? Capite la generalità? Quando mai in un gioco Pokémon il campione è tua madre e lì da col tuo cane è pronto a sbranarti nonostante siete cresciuti tipo insieme? Vabbè, allora aspetta, scusami, però se Desvasito ha preso sta botta, cosa, Droppino non prende niente. All Might ancora meno. Droppino non ha più difesa. Sì. Possiamo ragionarci mentre facciamo softboil. Allora, questo in realtà non è un problema. Cioè, capito, se entriamo con All Might, facciamo bulk up. Ma no, scusa, facciamo il cuore di Lee Seed, tanto possiamo fare softboil di quanto vogliamo. Ah, bulk up, dici. Capito, cioè adesso se tapperemmo. Sì, potremmo, se... Io però prima non lo so, forse farei un softboiled per curare anche Droppino dei prossimi switching, hai ragione. Visto che ha crittato. Anche perché potrebbe parlarci sta merda qui. Crit. No, non era un crit? No. Non conviene se tappare con All Might. Se ci prendiamo un cartone del genere moriamo e basta. Dobbiamo stollare con lui. Diamogli un full heal adesso. Non il full restore, quello per togliergli il par. Che il parro ci rompe veramente il cazzo. È fattibile Arash? Sì. È fattibile. Credo. Ah, oddio, finora. Sì, finora, è vero anche quello. Ok. Ora muore. Questo turno muore e noi sboiliamo. Prima che lui muoia. No, cazzo, ora si... Full restora, secondo me. Va bene, ma tanto ha lead seed, cioè sono messi bene. Sì, ok, però magari cominciamo, apriamo con un attacco. Vabbè, non rischiamo. Era meglio non rischiare. Abbiamo giocato safe e va bene così. Scusate, velocizzo perché è veramente assurda come cosa. Facciamo sempre softboiled. Facciamo earth power. Siamo full. Ovviamente body slam. Ok. Beh, ci è andata bene. Ci ha tolto 122. Quindi ne reggiamo un altro. E possiamo sboilare perché c'è anche il Seed. E ora penso abbia finito le cure. E se non le ha finite, sti cazzi, le usa tutte sul cane. Che francamente non sta essendo un problema. Sapevo io che ci parlava. Abbiamo usati tutti full restore, vero?
No, noi fu lì alle full restore. Le pozioni e... No, le abbiamo usate tutti perché abbiamo usato le bacche. Abbiamo un revive però ancora. Quello sì. Dobbiamo gestirla, Arash. Dobbiamo gestirla. Non togliamo la paralisi? Sì, però poi... Boh, potremmo, però poi siamo lenti. Cosa fa? Boh. Tanto lui muore, quello. Muore di Rocky Helmet. Ma il fatto è che essendo lenti adesso in media qualunque cosa entra ci ammazza. C'è di paralizzare. Beh, però questa è l'ultima fight, credo. Dovrebbe. Secondo me sì. Dai, ancora tre. Marlizard col bong in testa. Quanto è bello. Non mai fatto vedere. Allora. Tanto non era comunque il Pokémon da tenere davanti a Drop-In. Partiamo da questo presupposto. Gurmello può far bene. E questo c'ha una mossa di setup che si chiama Took. Che praticamente si tira una mazzata, si abbassa le difese, però si alza. Siccome potrebbe farla, dimmi se ti piace questa tattica, siccome potrebbe farla, quando la fa si abbassa le difese, però si resa molto l'attacco, l'attacco speciale. Perché non gli facciamo Rock Tomb? Così. Se perdiamo Droppino, e vabbè, pace all'anima nostra, perdiamo Droppino. Abbiamo ancora un revitalizzante e Save state intanto. Sì. Ok. Allora, dicevo. Se con lui facciamo Rock Tomb, gli facciamo Speed Control. Così se si busta, siamo più veloci di lui con tanta roba. Sì. Ci sta. Se lui ci fa un attacco erba, siamo morti. Però se noi switchiamo e lui setup, ci ha inculato proprio con la vasella. Anzi, senza. Proviamoci, dai. Niente, Giga. Era worth it, fidati, provarci. Grande Cloudcast, anche lui l'ha ucciso con Rocky Helmet, il cane. Bene. Gurmello, Toxic. Ci passa la paura? Sì. Tanto ho già usato il full restore. Sono due ore che la chat ci dice di usare Toxic, facciamo. Abbiamo fatto. Eccola, questa ti dicevo. Questa è pericolosa. Tira su di molto l'attacco e l'attacco speciale. È praticamente la Shell Smash, però... Ecco qua la White Herb che si attiva. Io esattamente questo volevo evitare. O lo stalliamo facendogli gli switch giusti. Tipo adesso mettiamo Zizza adesso perché lui ci fa... Ma ammazzare con qualcosa? Fire Blast. È Erba Fuoco. Ci sciocca. Fatto doppio. Cioè il punto è, se noi invece gli mettiamo la zizza la è pur vero che poi zizza muore di... Vai, non zizza, lo so, zizza in realtà lo stolla abbastanza entrambe le stampe. Vediamo. Ah, ma tanto si tira su anche la speed, giustamente Ferdi ci fa notare. Madonna mia. Ah, crit ovviamente. Però sti crit rompono il cazzo. Anche perché avremmo potuto farci. Vuol dire che il danno lo reggevamo tranquillamente. Così invece non lo reggiamo più. Non abbiamo letto verso altre. Cioè pozioni. No. Bella la musica però. Sì. O il save state lo usiamo, perché questo crit proprio non ci voleva. Cioè già il gioco citta contro di noi. Cazzo, ho premuto. Quale save state era? Allora, tanto lui sappiamo. No, però dobbiamo essere onesti. Ripetiamo le nostre stesse mosse. Citiamo con onestà. Citiamo con onestà e onore. Cioè, avevamo non fatto. Non come quei cheater che vincono i mondiali. Citano con disonore. Esatto, che vincono i mondiali. Hai sentito la polemica che ha fatto Verlissify su Paul Lewis? No. Diceva che ha citato Salamence e non andava bene. Vabbè, ma penso lo faccio il mio. Mettiamo direttamente Zizza Pizza, che con Flamethrower gli fa per uno. Sì, sì. Calma indiamo. Usa Fire Blast lui. Calma indiamo. Calma indiamo. E vaffanculo. Entrambe le sue stab non sono efficaci su di noi. Buon. E lui c'ha Tok. Sì, esatto. A Tok, Giga Drain, Fire Se Blast. Se fa un altro Tok lo meniamo e reggiamo comunque un attacco. Però non sappiamo che cos'ha come quarta mossa. Tok, Giga Drain, Fire Blast. Non ha fatto qualcos'altro. Vabbè, ma... Potrebbe avere roba veleno strana,
intanto è neutro. Ha rifatto Talk. E io gli ho rifatto Calm Mind. Adesso lo spacchiamo di Moonblast. Cioè di Fire Blast. Vabbè, hai capito. Fai Flame Trapper. Se ha EQ mi ammazzo. Però. Vediamo. Non ha tre mosse allora, secondo me. Perché molti Pokémon della CPU, non so se lo sai, anche nei giochi Pokémon ufficiali vengono programmati con tre mosse. Quindi questo ha tre mosse probabilmente. Talk, Giga Drain e... Ciao! Ciao Marleyzard di merda! Marleyzard. O forse Dracomiteor, come dice qui la Valien. E non la può fare perché siamo folle. Dai, ma che cazzo è? Ma che vuol dire? Non ci shotta. Fai Flamethrower fino alla fine. Sì, ma non vuol dire un cazzo. No, non era. Sì, è Life Orb. Muore comunque. Non è Life Orb, aveva l'oggetto. Ah, è vero, hai ragione, aveva la White Herb. Sì, però potevamo chiudere con Zizza Pizza full vita, cazzo. Vabbè, adesso non esageriamo. Accontentiamoci di vincere. Cos'è? Che cosa sei? Claudio Vannucci ci dice: uscito ora dalla birreria, mi sono perso molto, ma eccomi qui a supportare. Vinciamo questa lega tutti insieme. Ci si prova, ragazzi. Cos'è? Aveva scolde, non ce la poteva fare. Non lo so, è una scatola di pupazzi che Button. Si muove. Io vado soft boiled. Ecco, sapevo. Te l'ho detto, questo gioco inventa i Pokémon. Adesso cosa gli facciamo? Beh, troviamo qualcosa con EQ. Quindi è terra. Gurmello. Toxic. Finalmente il momento della Toxic adesso. Okay. Terra drago, dai. C'ha tutto, c'ha questo. Ovviamente ci sciotta perché abbiamo scoperto, abbiamo imparato. Oh, attenzione. Però è troppo veloce. Abbiamo ancora. Droppino? No. Acqua terra? No. Cosa. All Might? All Might. Lui non abbiamo, credo. Anche perché. Sperando non abbia un'altra stab devastante. Avrei messo prima Desvasito per dargli seed. Forse... Vabbè, al massimo save stateiamo e riproviamo. Proviamo Inima. Se è terra o roccia, che sono due delle mosse che ha fatto, gli apriamo il culo. Vabbè, Dragon Dance, ok. Forse allora è anche drago. E quindi di conseguenza sarà drago terra o drago roccia. Va bene, però se i due. Speriamo i due attacchi siano quelli. Abbiamo anche un revive, eh. No, niente, addirittura poco efficace. Ma che cazzo. Quindi Rock Slide e Terremoto non erano stabili. Rough Skin. Ha fatto Dragon Dance, abbiamo perso qui. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma quanto siamo buoni? Perché non hai fatto Terremoto? Perché non ci ho pensato, scusami. A Rough Skin. Hai ragione. Perché l'ho data per l'ho dato per morto, capito? Quindi ho fatto una mossa a caso. È morto di poison adesso. Pensiamo a chi rivitalizzare. Allora, premesso che entriamo con Windows. Vuoi entrare con Windows? Guarda che poi abbiamo Gurmello di Svasito. Facciamo fake out e muore di poison. Ma no, ma lui è morto. Lui è morto ora. Lui muore di poison adesso. Questo sì, turno. Se non si riprende. Ma non penso, ho già usato di restore. Allora ok. Boh. O Windows o Droppino. Droppino. Me la sento di Droppino, fidati. È stato il mio animale guida per tutto il tempo. La risposta sarà Droppino a tutti i nostri problemi. Va bene. Dai. Arrivederci. Eh no, ma non sei morto. Ah, muore adesso. Ma andiamo prima a Desvasito. A scautare. Anzi no, prima Gurmello che potrebbe fare Toxic. Poi se non va Gurmello. Matteo Galeazzi, grandi ragazzi, avanti così fino alla fine. Vogliamo anche il post game. No, 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 che post game. Basta. Manca Arash, manca l'ultimo Pokémon. Non ci credo che c'è. Arash, manca l'ultimo Pokémon. È impossibile. Credere! È proprio lui. Avessimo avuto il Might avremmo vinto. Tale madre, tale figlio. Avessimo avuto. È vero! Però siamo più veloci, scusami. Siamo più veloci. Siamo più veloci. Gli mettiamo anche i seed. Sì, e poi. Gli mettiamo anche i seed, porca puttana.
e poi niente, poi ci inventiamo qualcosa. Avrebbe finito il revival. Con Desvasito. Desvasito. Sean ti dice: ti ricordi che Zafiranopoli l'indovina aveva predetto che nel tuo oscuro futuro c'era una scatola di dildi di drago? Merda, quindi erano dildi di drago quelli. Ora ho capito. Praticamente diceva che c'erano dei dildi di drago nel mio futuro. Mm. Ed erano Bad Dragon lì. I draghi di prima erano una scatola di dildi di mia madre, evidentemente. Allora, io Siddo. Ok, ascoltami bene. Io Siddo. Questo gioco non continua. Provo a salvare. Provo a salvare e vedere che succede, ok? Nello slot 7. Droppino, sei la nostra ultima speranza. In questa in questo poetico finale. Merda, lui è leftis, però anche la poison. Droppino contro droppino. In questo epico finale. Merda, però. Però ci cura un sacco, cazzo. Ci cura un sacco. Siamo più veloci. Siamo più veloci. Possiamo vincere la stall fight, signori. Sembrava impossibile, ma possiamo vincere la stall fight. Possiamo vincere la stall fight. Il droppino avversario, vai. Potere dello sperma. Potere dello sperma, coagulati. Bravissimo, bravissimo. Tieni lo sperma duro. Tieni lo sperma in forma. Tieni lo sperma in forma. Guarda l'eredità di tutta la squadra in questo momento. Il veleno di Gurmello. I semi di Desvasito. La loro anima, come quando Gohan batte Cell. C'è Goku dietro con la sfera. Capito? Sì. Ci sono loro dietro di lui. E noi stiamo boilando. E noi stiamo boilando, signori. E la reggiamo. Arriva un'altra idropompa. Che missa, signori, missa. Non ci credo che ci abbia fatto. Dopo il rivale, più che altro. E allora, signori miei. E allora, signori miei. Trovo corretto che questa cosa finisca in spruzzi pazzi. Lo trovo corretto. Per tutto ciò che è stato questa serie. Dolore, rabbia, gioia, risate, passione, sorpresa. Possiamo riassumere tutte queste 25 puntate in questo modo. Spruzzoni in faccia, signori! La cosa bella che l'ho fatto contro mia madre. Contro tua madre. Beccati sti spruzzi. Eh sì, il livello 69 fatto così alla fine di droppino. Allora, save state. Questo gioco save state, non si sa mai, magari c'è altre 7 battaglie. Io faccio. Cioè, poi abbiamo usato save state per tutta la fight? L'abbiamo usato una volta. Una volta. Sì, beh, grazie al cazzo ci avevamo 6 rivitalizzanti. Giocatore ha defeat the champion of your mom. Essere sconfitta dal mio bambino. Non è... Ah, ok, non è questo il sogno di ogni madre? Congratulazioni, caro. Sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Sei idonea. No, io ho paura, il professore l'ultima volta che mi ha incontrato c'era una squadra assurda, tipo a livello 60, e mi ha sfidato anche il professore. La battaglia è... ok... Una battaglia assurda ha reso, insomma, come dire, di valore il fatto che tua mamma avesse mantenuto per tutto questo tempo il segreto. Sono contento che tu abbia apprezzato la nostra piccola battaglia. Dove è andato il Jojo? Qualcuno di voi l'ha visto? Lars si dice, si alza e applaude lentamente. È sembrato molto sconvolto. Ha detto che stava andando alle isole. Io terrei un occhio su di lui. Sembra veramente un ragazzino incazzato. Comunque è irascibile, ecco. Congratulazioni, sei idonea. Ehi, vieni, ti devo far... Ho paura. Così ci deve far vedere mia madre. La scatola. Quella è la scatola. Questa è la sala d'onore. Dove tu e i tuoi Pokémon... dove i traguardi di tutti i tuoi Pokémon verranno registrati per sempre. Congratulazioni, sei idonea.
Windows, il miglior sistema operativo del mondo. Zizza Pizza, la lesbica che bulchi. Droppino, il seme arrabbiato. E giusto, Desvasito, che i semi li lascia invece. Gurmello e All Might, una squadra di eroi, ognuno ha dato il suo contributo. Non è vero. Ma sì, ma come no, ma come no. Mi ha fatto schifo. Chi, Desvasito? Sì. Ma ha fatto i seed alla fine, che... senza i seed. Anche Windows ha fatto schifo. Windows ha fatto un po' cacare, sì. Le congratulazioni, Saidonia. Ma Quila Valiant ci scrive: è finita, andiamo a LGP e Beppe. Grazie per questa serie, tante grasse risate e tante emozioni. E il gran finale dove abbiamo droppato in faccia a nostra madre. È tanto bello quanto sbagliato. È verissimo. Però è giusto, è così che andava conclusa con Clover. Questo viaggio al limite della follia è giunto finalmente al termine. Tantissime emozioni stasera, anche grazie alla presenza di Arash. Spero che anche la prossima live saprà essere epica. Comunque, plot twist finale per te e il Davido. Gigante sono io. Grande Marco Ghiraldi, che fa il finto l'oratore. Ma che bravo. Già, già. Ah, così non ci sono i titoli di coda. Meno male. No, ho visto Giorgio sparire. Ehi, mamma. Ehi. Non mi sto muovendo io, ragazzi. Perché? So. Perché è finito così? Non lo so. Però volevo dare due parole. Come vedete c'è scritto Pokémon Design Everyone. Perché sostanzialmente questo è un gioco creato dall'internet. È un gioco che ha tanti difetti, secondo me. I percorsi sono troppo lunghi e estenuanti. In generale il gioco a volte scambia la difficoltà con il farti rompere il cazzo e il farti arrabbiare a prescindere, secondo me sono due cose diverse. Ma è pur vero che questo è un progetto di gruppo. Questo gioco era vergognosamente difficile. Era vergognosamente difficile. Per quel poco che mi... No, era tutto così. Cioè, è tutto così. Ci sta. Secondo me è i giochi così. Pokémon dovrebbero essere un po' più così. Un po' più così, ma non così. Non così. Però ci sta perché questo è un progetto di gruppo. Non è un progetto fatto da game designer. È un progetto fatto dall'internet. E io credo che questo sia un miracolo. Questo è l'Isaac Bar, comunque, la lucertola che si fa saltare in aria, come hai visto. Dicevo, è una cosa bella, è una cosa quasi poetica pensare che l'internet, insieme di persone che non si conoscono, abbiano tra di loro fatto una roba del genere, tutti su 4chan, e intanto Tecniro ci fa una mega donazioncona da 100 euro, quindi grazie Tecniro, grazie davvero, grazie, grazie, grazie. Grazie. Dicevo, è quasi un miracolo che siano riusciti a creare questa Chrome così, dal nulla, e infatti essendo che vi ha contribuito chiunque, chiaramente ci sono anche delle divergenze stilistiche che a volte non sempre fanno piacere. I Pokémon sono disegnati a volte in un modo, a volte in un altro. Ci sono cose geniali come Marlizard che mi piacciono un sacco e cose orribili geniali, sì, mi piacciono un sacco, c'è il drago col bong in testa, però poi ce ne sono altre che invece mi piacciono molto molto meno. Ciò nonostante mi sono divertito molto, perché questa è stata una live che innanzitutto mi ha fatto ridere ogni volta. Vuoi perché abbiamo trovato lo sperma in città, vuoi perché abbiamo fatto la gara di piscio più lontano per prendere la bici. Ti giuro, per prendere la bici devi fare la gara di chi piscia più lontano. Vuoi perché abbiamo trovato Mad Pants, che è uno che c'ha Sand Stream ma in realtà si caca addosso e quindi è merda quella che c'è la terra in pesta. Vuoi perché abbiamo battuto capi palestra come Snoop Dogg nella sua palestra di tipo erba letteralmente. Vuoi perché abbiamo battuto Kanye West che era in overdose da droga. Il fantasma di Freddie Mercury mentre ballavamo al ritmo di Radio Gaga, ti assicuro che è successo. Quindi, cioè, ha una cultura, questo è Condum, il preservativo del destino. Dicevo, è piena di reference ai meme di tutto il mondo. E spesso e volentieri, come avete visto, non tutti li conoscevo io. È stato fico il fatto che alcuni... Ovviamente in chat siamo 3000, quindi è chiaro che qualcuno conosce qualcosa e qualcun altro conosce qualcos'altro. Quindi abbiamo integrato le nostre conoscenze a vicenda, scoprendo ora questa reference, ora l'altra. È stata un'avventura peculiare, ancora diversa da quella di Topaz. Mi aspettavo qualcosa di simile, invece è stato qualcosa di diverso. È stato qualcosa che ci ha fatto dannare, mentre Topaz è stata abbastanza easy. Però è stato anche qualcosa che ci ha fatto ridere in maniera diversa rispetto a Topaz. Topaz mi ha fatto ridere per la bruttezza delle cose. Qui a volte c'erano delle cose geniali che facevano ridere per quanto fossero geniali. E questo è quanto. È stato veramente...
è stato veramente bello, è stato veramente un bel viaggio di 25 episodi sudatissimi, ma ce l'abbiamo fatta in tempo. A me piacerebbe veramente però se i giochi ufficiali avessero tipo la lega così difficile. Perché sì, alla in fine, realtà noi l'abbiamo dovuta fare in una sera, ma se te la fai con calma non c'è nessun problema. No, ma nel senso era fattibile. Cioè non devi neanche fare i save state. Era sì. Fattibile, ce l'abbiamo fatta. Sì, vabbè, però ce l'abbiamo fatta. Però proprio il fatto che ogni Pokémon che entra ti rompe il culo. In Love in Memory of Pokehouse, quindi non so cosa sia Pokehouse o se sia un utente che non c'è più. Nel tal caso anche noi facciamo un saluto caloroso a Pokehouse. The end. Contro ogni previsione, contro ogni carenza di cure, contro ogni yo mama joke, grazie per la tanta ignoranza e le risate, fa fra. PS, giudizio a posteriori, grande a Chrome con tutta la sua follia. La trovo molto curata. Io ve l'ho detto quello che penso, quindi a posto. È stato un bel gioco. Zephyon, nel bene e nel male, bisogna imparare da giochi come questo, sarà anche un gioco meme, eppure è davvero molto da insegnare. Questo sicuramente è più di quanto pensate. Anche le case produttrici dovrebbero prendere spunto. GG, buona serata. The Blancer ci aveva scritto invece, attenzione, cosa vuole mia mamma? Controlla. Benvenuto, è pronta la colazione? Ho una colazione da campioni. Ho un regalo per te. È sotto nel seminterrato. No, ma io vado via, mia mamma nel seminterrato non voglio niente. Tanto salvo. Dicevo, The Lancer ci diceva: e abbiamo finito, sconfitto nostra madre, le sue trappole, il suo cane sotto steroidi e la sua scatola di Bad Dragon, Best Champion Eva, e quindi così si chiude un sipario e si apre la leggenda. La prossima avventura, assolutamente. I draghi Dild avevano rough skin. Cioè, pensavo... È vero! È vero! Questo gioco è fatto troppo bene. È troppo realistico. È la cura dei dettagli. Allora, aspetta. Devo fare una cosa, no ragazzi, devo fare una cosa. È l'ultima cosa che devo fare. Ah, devo andare nel seminterrato? Ci dicono di andare in cantina. Va bene, andiamo in cantina. Tolgo un attimo allora softball, intanto gliela posso insegnare nel caso un giorno quando riprenderò in mano questo gioco. Allora, entriamo nel seminterrato. Va bene ragazzi, sto entrando nel seminterrato, tutto spiano. Ah, è il dildo. Bah! Ah. Ragazzi, ma non avete pietà di me e della mia stanchezza. Sono in live dalle 6. Fanculo, catturiamolo. Chiudiamola così. Arash skin. Beh dai Arash, puoi fare il save state durante il competitivo, ti dicono, giusto? Sì. Sì, sì. È un'ottima idea. Un bel ricordo. Un bel ricordo anche alla nostra Liutpranda che ci ha accompagnato col pensiero. Liutpranda, sei sempre qui. Marco Ghiraldi ci aveva scritto, ok, quindi Kirio Tom. Ah, stai andando tu intanto a fare del catturo? La prossima volta che riuscirò a beccarti di persona ti offrirò una birretta, anche se tutti coloro che vogliono offrirtene, facciamo prima a organizzarti un tocco del fest. Ora vado a cercare di fermare le risate alla prossima donazione. Master Ball. Ma... No, Master Ball, no. Ah, ho solo la Master Ball, è vero? Allora Master Ball, sì, scusami, dildo, perché non li catturiamo? Se li meritano. Se la meritano la Master Ball. Se la meritano. Se la meritano per rough skin. Eh sì, se no ci pungiamo. Alla mamma piace rough skin. Alla mamma piace rough skin. È vero, è poetico il fatto che siamo rimasti con una sola ball. Avevamo solo quella. Ed era apposta per tutto questa. Tutto è perfetto. Tutto è perfetto. Cioè, droppino alla fine contro... Ogni cosa. Ogni cosa. Cioè, la nostra era la run canon. In realtà, il protagonista per battere questa lega, che è impossibile, sviluppa il viaggio nel tempo. In realtà il save state fa parte della trama. Lo sviluppa tramite Nonat November. Esatto, è Nonat November. Infatti è tutto lì nel Pokémon. Delsi ci dice: Bobos best Pokémon. Comunque complimenti per questa bellissima live, la prima che sono riuscito a seguire episodio per episodio. Mi ha strappato davvero tantissime risate, ma non sono mancati nemmeno i momenti di riflessione. Complimenti fra. Grazie ragazzi. In tempi antichi i Beddon venivano utilizzati come strumenti di guerra. Penetravano gli nemici. I forti nemici con potenti spinte. Vennero nascosti da loro. Energia delle due ultra ball a me e io che speravo di non avere questo momento. Invece non ce l'hai, cara Sidera, mi dispiace, c'era solo la Master Ball. La descrizione era troppo perfetta. Signori, è il momento di salutarci. È il momento di salutarci. Grazie per essere stati con noi, è stato divertentissimo. È stato veramente, veramente divertente. Noi ci salutiamo. Clover finisce qui, ma lascio i moderatori, se sono ancora online, con una con un compito. Aprite un sondaggio. Perché
io vorrei capire se merita fare qualcosina del post game, non adesso ovviamente, ma dopo Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, che comincerà lunedì. Quindi mi sono fatto un'idea: se dopo Let's Go vogliamo tornare su Clover e chiudere il 2018 con un ultimo mesetto, perché poi a quel punto sarà dicembre e poi il canale andrà in pausa 2 settimane a gennaio. Ora aspetta, passami il joystick. Sì, è bellissima sta cosa. Dicevo, poi passami il joystick. Se vogliamo fare del post game dopo, mandate un sondaggio. O post game o cominciamo la nuova serie. Ma se cominciassimo una nuova serie, poi effettivamente dopo un mese andrebbe in pausa 2 settimane, per poi ricominciare a gennaio. Cos'è che dice? Cos'è che vuole? Vuole pulirti i Pokémon. Ok, va bene. Pulisci Windows. E quindi scegliamo, ditemi voi, aprite questo sondaggio quando avete modo e vediamo chi vuole sì, chi vuole no, e magari i moderatori scelgono varie opzioni tra le cose che si possono fare, tipo un leggendario, due leggendari, eccetera eccetera, che non debba prendere più di un mese, ok? E non più di 2 ore a sera comunque in live. Tieni. Io devo fare un'ultima cosa. Dov'è Gurmo? Allora, ecco la Straw Poll. Ferdi l'ha già fatta partire. Aspettate, è che non mi ricordo. Bisogna cercare una cosa importante. Allora, datemi un secondo perché è importante questa cosa. È una cosa molto importante. Dobbiamo... Dobbiamo fare una cosa importante. Dovrebbe essere qui, se non erro. Dovrebbe essere qui. Intanto votate nella poll, eh. Vediamo se la trovo. Lì. È lì? No, non è qui. Eccola qua. Signori, ricordate. Qualsiasi emozione voi proviate, che sia gioia, che sia tristezza, che sia il gaso per aver raggiunto qualche risultato importante, oppure che sia invece qualcos'altro, che sia le risate che ci siamo fatti insieme, che sia, prendiamo anche l'uovo, giustamente. Prendiamo tutto ciò che ci è caro, perché sono tante le emozioni che possiamo vivere in una live e noi l'abbiamo scoperto bene. Ci sono tante cose che abbiamo avuto modo di provare, dallo sconforto di un gioco troppo difficile alle risate veramente di situazioni assurde che non avevano senso, e guardandolo nel mondo reale abbiamo vissuto un sacco di momenti importanti, la legge della direttiva dell'Unione Europea, purtroppo anche brutte cose come il ricordo della morte di Stellì qualche giorno fa e di altre cose. Mi ricordo anche del problema di Larry che è capitato proprio durante di Gekuga Larry, durante la live di Clover. Quindi è stata una live felice, triste, gioiosa, scherzosa, seria, è stato tutto sostanzialmente. E quindi dobbiamo prendere la Liutpranda back,
dobbiamo prendere la loot plan da back. Sapete perché? Perché non importa quello che vivete, non importa esattamente quali siano le emozioni che proviate giorno dopo giorno, l'importante è condividerle con le persone che si amano. E quindi Liutprand, che ci ha voluto tanto bene fin dal primo episodio, oggi torna a casa. Oggi la Liutprand è tornata a casa. E adesso, signori miei, vi do un ultimo grande saluto. Un ultimo grande saluto. Torniamo indietro, se si può, perché non me lo ricordo. Si può tornare indietro da qui? Si può, si può. Torniamo indietro. Torniamo in città. Con la Liutprand che ormai è tornata a casa e quindi è con noi a festeggiare. Adesso non possiamo che fare un'ultima cosa. Via questo Playballs, stupido Playballs. La lasceremo qui la Liutprand per sempre a vegliare sulla squadra di campioni. Per sempre, per sempre, per sempre. Liutpa è un figlio che è tornato a casa, esatto. Bene. Signori miei, it's time, scambio prodigioso. Vediamo che cosa esce. Questa è poesia, Arash. Questa è poesia. Perché quando si ritorna con le persone che si amano, che si ricorda che tutto finisce o inizia dove tutto ha fine. È un ciclo continuo. Siamo tornati all'inizio o è una nuova meta? Lo lascio scegliere a voi. Arash, quanto sei buono, ti dice David R. Specie con quella barba. Sei contento di questa cosa? Grazie. C'è del seme per te in questa live. Del seme. Guardalo. Take good care of Dixie. Signori, tutto si è concluso come si doveva concludere. Il cerchio si chiude. Io vi mando un bacione. Grazie per essere stati con noi per questi 25 episodi. E alla prossima serie. Che finisce dove tutto ebbe inizio. O inizia dove tutto è finito. Chi lo sa. Ci vediamo domani. Con Pokémon Let's Go. Domani sicuramente. Con Pokémon Let's Go. Da lunedì, venerdì, sabato e domenica queste con gli internazionali e venerdì con una recensione che immagino tutti stiate aspettando. Un bacione grande grande, buonanotte, ciao ragazzi.